Benvenuti in questa seconda tornata di interviste dei membri della Supermostra 22 che sono stati selezionati e, come abbiamo già detto nella precedente puntata, nella precedente intervista, il nostro obiettivo sarà quello di far conoscere, oltre al progetto, anche la storia, le persone, gli architetti, la filosofia, il pensiero, le scelte di vita che stanno dietro. Una cifra stilistica, alcune scelte di progettazione. Ovviamente oggi ci sono tanti protagonisti, quindi non perderò molto tempo nella parte iniziale di presentazione e ci tufferemo immediatamente nelle interviste, dove cercheremo appunto di capire e di conoscere non solo il progetto selezionato, ma anche la persona, l'architetto che vi sta dietro. Iniziamo con Laura Rocca di Rocca Atelier e Associati. Laura, insomma, per iniziare con te e poi passare ai tuoi colleghi, ci racconti un attimo chi sei, da dove vieni, qual è la tua storia e in che modo sei arrivata a questo progetto, e poi condividendo il tuo schermo, insomma, ci farai conoscere, no, quello che è il progetto, i suoi dettagli e il perché delle scelte che ci sono dietro. Ovviamente abbiamo il nostro spazio, no, del quarto d'ora, 20 minuti, poi garbatamente interloquirò con te e quando arriverà il momento, perdonami, insomma, dovrò chiederti, no, di rimanere ovviamente nei tempi. Laura, ti lascio lo spazio. Allora, intanto ti ringrazio Daniele di questa opportunità e credo che sia una gran bella cosa perché in effetti dietro un progetto, dietro semplicemente dei disegni o delle immagini c'è una storia che è sicuramente la storia dell'edificio che abbiamo progettato. Ma c'è anche la storia dell'architetto e degli strutturisti e tutti quelli che hanno prodotto, diciamo, dagli schizzi fino all'edificio. Allora, la Rocca Atelier Associati è l'evoluzione di uno studio storico, che era lo studio dei nostri genitori, mio e di mio fratello. E diciamo che se posso condividere Può già iniziare a condividere, anzi, se ci collochi anche geograficamente il tuo studio dov'è? Allora, intanto il mio studio è a Monza, quindi diciamo che siamo a Milano, in Lombardia. Nasce, diciamo, appunto come evoluzione di quello che era uno studio professionale che aveva nostro padre con nostra madre. Devo dire che io mi sono laureata e poi si è laureato anche mio fratello e da allora siamo, dopo che sia io che lui abbiamo avuto l'esperienza, diciamo, dei primi anni anche fuori dallo studio professionale dei nostri genitori, abbiamo deciso di trasformarlo in uno studio associato. Poi i nostri genitori sono rimasti associati con noi qualche anno e alla fine devo dire che fortunatamente ormai abbiamo festeggiato più di 20 anni di attività, di cui più di 15 oramai, o anche di più, adesso non farmeli contare tutti, ormai sono io che guido Soffermiamoci lo sull'età. studio. Eh? Non soffermiamoci sull'età, perché Non soffermiamoci, va bene. Allora, quindi il nostro è uno studio associato che si occupa principalmente di. Allora, direi che intanto vedo che non funziona tanto bene la condivisione, o mi sbaglio io? Perché vedo un'immagine bianca. E anche noi vediamo Infatti, bianca. non capisco come mai, perché prima Prova a funzionava. chiudere l'Acrobat e a riaprirlo, un classico anche questo. Esatto, proviamo a chiudere e a Insomma, è il riaprirlo. bello della diretta Comunque, delle interviste, quindi no, esatto. anche i problemi ci sono. Allora, comunque, dicevo, il nostro è uno studio associato e ci occupiamo principalmente della progettazione
e realizzazione, perché facciamo la direzione lavori di opere principalmente pubbliche. Mi piace molto fare opere pubbliche perché Ecco, vi c'è riprovo, la. vi rivediamo, tu e tuo fratello. Sì, questo io faccio l'architetto e lui fa lo strutturista. Diciamo che tutte le cose strane che faccio io, lui riesce a tenerle su, per cui sono contenta. Diciamo che ci occupiamo principalmente di opere pubbliche. Opere pubbliche sia di progettazione ex novo, scuole, edifici pubblici in genere, che anche di restauro monumentale, perché a me piace moltissimo, ho una specializzazione in restauro monumentale, quindi ci piace anche intervenire in questo ambito. L'organigramma del nostro studio da allora, negli ultimi 20 anni, si è molto ampliato e integrato con tutta una serie di professionisti che oggi collaborano con noi e di cui davvero non possiamo dire di poter fare a meno. Vedo che lavorate E, ormai già in BIM, ovviamente. sì, assolutamente. Noi siamo stati uno dei primi studi a Milano a usare BIM e Revit, quindi ormai direi che ogni singola progettazione che facciamo, anche quella che è stata selezionata per Supermostra, è fatta in Revit e quindi consideriamo tutto, quindi dalla progettazione architettonica e strutturale, e poi abbiamo una serie di collaboratori per tutte quelle che sono gli impiantistici, piuttosto che il BIM specialist, piuttosto che rilievi con i droni, piuttosto che geologi, esperti casa clima, eccetera. Devo dire che è un organigramma molto complesso. L'altro giorno mi hanno chiesto com'è cambiata la progettazione e il tuo lavoro negli ultimi 20 anni. Io direi che è cambiato molto perché l'architetto deve essere sempre il regista che coordina un po' tutto il progetto, però oramai non si può più fare a meno di tutti gli altri tecnici, ingegneri, architetti, eccetera, specializzati di cui il nostro studio fa parte. Per cui Anche questa è una linea editoriale proprio dell'Academy, no? Per questo mi fa sì, piacere che tu lo dica, si chiama Smart proprio per questo, perché esatto. soprattutto per le nuove generazioni, il digitale, lo sviluppo sostenibile, le Sì. intelligenze artificiali, i droni, i gemelli digitali, il BIM, l'architettura dello spazio, cioè ormai la nostra professione, soprattutto adesso con le nuove intelligenze artificiali generative, sta cambiando tantissimo, no? Esatto. Quindi mi piacere sentire questa già vostra propensione a operare in questo modo. Io ho messo qua solo due slide veloci di alcuni progetti e alcuni concorsi che abbiamo curato in tutti questi anni, e devo dire che ciò che appunto ci piace nella progettazione pubblica è che tutte le normative vengono prima un po' testate in ambito pubblico e poi in ambito privato, per cui bisogna avere sempre un occhio e guardare un pochino più avanti. Tante cose che noi dobbiamo affrontare in ambito pubblico arrivano poi nel cantiere privato, diciamo, in un secondo tempo, e questo ci aiuta. Per quanto riguarda il progetto che è stato selezionato per la Supermostra, in realtà è un progetto per privati, di un RO immobiliare, una piccola immobiliare che doveva ristrutturare e ampliare un edificio esistente. Questo è l'edificio che abbiamo realizzato, e che non sembra, ma è partito da un qualcosa che era molto, molto Diversi. tradizionale. Diciamo, siamo a Milano, in una zona che è in espansione, che adesso è servita dalla M4, in cui c'era questa villettina, davvero normale e piacevole, bifamiliare.
E qui vediamo che cosa abbiamo dovuto fare, cioè l'abbiamo ampliata perché il PGT ci permetteva di raddoppiarne il volume. Logicamente raddoppiarne il volume, però tenendo le fondazioni con tutte le problematiche che c'erano, e quindi abbiamo sviluppato un edificio in legno che va a incastrarsi, a sommarsi all'edificio esistente, lo rigenera, lo ritrasforma, per cui logicamente viene fatta tutta l'elaborazione di consolidamento sismico di questo edificio, oltre che tutta la parte energetica, per cui viene coibentato, trasformato in classe A, eccetera. E poi vengono create queste nuove abitazioni che seguono un po' tutto quello che è il nuovo modo di vivere e creare, perché quella che era una vecchia villettina, diciamo comunque degli anni 80-90, quando fu ristrutturata, aveva un concetto, un modo di vivere differente. Noi qui si vede questo, diciamo un po' come quello che è rimasto della struttura vecchia e quello che noi abbiamo andato a costruire attraverso e attorno, scegliendo poi una costruzione in legno perché è più leggera e Scusami, ci Laura, permette. da quale motivo parte la vostra scelta di contaminare vecchie fondazioni classiche, no? Immagino cemento, con il legno? Perché avete fatto questo tipo di scelta? Allora, per prima cosa noi abbiamo fatto fare un'analisi delle strutture esistenti, un'analisi geologica e geotecnica, per cui, perché siamo anche abituati nelle opere pubbliche a seguire un certo tipo di procedura, e subito ci siamo accorti che se volevamo mantenere l'edificio e la struttura dell'edificio esistente, non potevamo sovraccaricarlo con dei pesi eccessivi. Ah, Per cui la scelta di una struttura in legno ci permetteva di non sovraccaricare eccessivamente e aumentare eccessivamente i costi nella struttura esistente. Secondo me è stato anche interessante perché abbiamo utilizzato il legno anche in maniera un pochino diversa. E per esempio c'è anche dentro all'interno il nuovo vano ascensore, per cui un vano ascensore in cui nella parte sottostante è in cemento, no? E poi nella parte sovrastante è in legno. E Ah, quindi quindi avete anche utilizzato dei questa, due materiali insieme. esatto, anche questa è una cosa un po' particolare, per cui Schindler, quando l'ha dovuto fare, ha apprezzato la cosa perché c'erano delle problematiche che solitamente non ci sono, no? Perché un vano in genere viene fatto da capo a piedi, tutto in cemento, tutto in acciaio, tutto in legno, e quindi anche questa era una caratteristica che è stata un po' interessante. Senti, ultima domanda precisa, è problematica antincendio o ovviamente il legno che con Allora, cosa vi ha sì. portato? Dunque, in realtà quando siamo in un ambito così piccolo, tutte quelle che erano le aree veramente dove c'era problema di incendio, cioè per esempio la parte dell'interrato dove c'erano i parcheggi, erano in cemento, erano rei, Ah, eccetera. ok. La zona delle scale e del vano come si dice? L'ascensore, logicamente all'interno sono state tutte rese rei, altrimenti non si poteva tenere diciamo un magnifico ascensore trasparente che vedeva sotto la parte in cemento e poi sopra la parte in legno. No, per l'eredità, logicamente. Diciamo. Quindi questo è un po' lo sviluppo che c'è stato di questo edificio. Questi appartamenti sono stati creati non tanto grandi perché a Milano non c'era bisogno di avere enormi appartamenti perché gli appartamenti sono tutti per giovani coppie, quindi più piccoli, quindi sempre con due camere, con un'ampia zona giorno, e poi sono state create delle opportunità diverse, per cui ne è stato creato uno con un duplex, con una zona al di sopra, con un
una scala a chiocciola e quindi un soppalco che si affaccia piuttosto che altre zone con ampi balconi. E devo dire che questa cosa noi l'abbiamo progettato prima del Covid, diciamo, però era in vendita durante il Covid e questa cosa qui è stata molto apprezzata perché a Milano non si creavano appartamenti con grandi balconi e quindi durante il Covid c'è stata la problematica di volere gli spazi esterni, per cui gli appartamenti che avevano i giardinetti o il terrazzo in alto sono stati logicamente i Quello primi. che era certamente un atto molto apprezzato in quel momento. Diciamo di sì. Poi noi comunque abbiamo creato all'interno, appunto si vedono qui questo grossi diciamo terrazzi e questi volumi che si incastrano uno sull'altro, andando a creare degli spazi differenti, cercando di dare a ogni singolo appartamento degli spazi personali in modo da non andare a interferire con quelli degli altri e avere ognuno un proprio spazio intimo e un pochino più privato. Adesso qua io ho inserito principalmente alcune immagini, mettendo anche delle immagini di cantiere per vedere l'evoluzione man mano del cantiere. Per cui anche i materiali abbiamo tenuto l'intonaco piuttosto che le pareti ventilate in Renzing, oppure le lamiere stirate in acciaio con La effetto seconda pelle, come si come chiama? se fosse una seconda pelle che copriva, diciamo, quello che è il pacchetto di isolamento di tutto l'edificio, che poi diciamo che dalla strada si configura in questo modo, evidenziando tutte le parti dell'ampliamento con questi elementi, diciamo, più in lamiera, e invece nelle parti che si vedono con le finestre un pochino più tradizionali e quadrate, quella che era invece la parte dell'edificio esistente più diciamo più rettangolare e meno sforacchiata. Poi abbiamo utilizzato anche il vetrocemento usando a me piace molto il vetrocemento, devo essere sincera, e in questo caso il vetrocemento, quello con la doppia camera, che è anche coinventato per le problematiche logicamente di isolamento termoacustico, Senti, per Laura, cui per chiudere la presentazione del tuo progetto, no? Ma la domanda classica che si fa in questi casi, perché è un immobiliare che dovrà fare questa operazione di valorizzazione di una preesistenza, e voi avete fatto questa contaminazione, no? Molto importante per i materiali, un po' non solo per il legno, ma anche nelle strutture esterne, la protegge il canto, un po' diciamo, una Guggenheim che si incrocia, no? Ovviamente, come è stata la reazione di fronte al progetto che sicuramente non è ordinario nelle forme e nello squadrato classico che stiamo vedendo nell'evoluzione milanese dell'ultimo periodo? Sì, allora devo dire che Milano è un po' particolare, è logico. È stato molto apprezzato, sono tutte persone giovani, comunque quelle che l'hanno comprato. Diciamo che la signora Maria che magari vuole il portichetto con la colonna, no, qua non c'è, diciamo non è La casalinga interessata. di Voghera, insomma, non sarebbe No, proprio. devo dire che comunque sono tutte persone che magari hanno fatto l'Erasmus oppure sono stati all'estero oppure lavorano in aziende straniere e quindi certi tipi di architetture con il vetro antisfondamento non c'ho bisogno, le griglie perché ho paura che mi entri il ladro, piuttosto che oddio non ci sono le persiane come faccio a dormire. Ecco, queste cose qui direi che Perché non cos'è il sì. Ecco, vissuto con l'Erasmus, la cultura mitteleuropea, come si chiama in Europa, no? insomma. Piuttosto che nord europea, dove lì non esistono questi elementi, è chiaro che è più semplice, tra Sì, virgolette, devo dire che comprendere. questo è più o meno come Questa per è una esempio il riflessione fatto importante, questa, sì. sì, come il fatto di fare il tetto verde, che è una cosa che a me piace molto e io ce l'ho su casa mia da più di 30 anni, no? E
È una cosa che quando vedi certi tipi di clienti che vengono, poi dopo apprezzano e sanno che è una cosa che si fa e non è una cosa strana, oddio, devo tagliare l'erba perché insomma c'è il sedume, per cui l'erba non la devo tagliare, no? Per cui Certo. sono cose in. Vabbè, prima o poi vedremo anche a Milano, mi auguro, una pista da sci da qualche parte, stile Big, no? Ma Che guarda, con l'erba sintetica, come hanno chi lo fatto sa, bisogna vedere Milano. adesso con Milano Cortina Che che cosa viene fuori. cosa ne esce? Va Magari bene. sì, vale Va bene, Laura, grazie. la pena. Grazie per la tua Grazie descrizione, a molto voi. interessante questo fil rouge tra essere uno studio che è un'eredità familiare, quindi no? Continuità della tradizione, eppure poi rivolgendosi invece a una clientela che è giovane, smart, ha visto, no? Il mondo, Sì. quindi conosce diversamente i linguaggi, non solo semantici, ma anche degli spazi e delle forme. Quindi una riflessione della tradizione familiare e della globalizzazione culturale complessiva. Quindi molto, molto, molto interessante. Grazie, grazie Laura. Perfetto, grazie a Bene, voi. ora a noi abbiamo con noi Silvia Brocchini. Ciao Silvia, benvenuta, grazie per la tua disponibilità. E quindi, come abbiamo fatto per Laura, ci interessa sapere ovviamente chi sei, intanto collocarti geograficamente. Abbiamo messo Laura nelle zone lombarde del progetto milanese, dove sei collocata geograficamente e qual è il tuo background, il tuo retroterra, da dove vieni e il percorso che hai fatto. Un saluto Daniele. Allora, io mi colloco al centro d'Italia, precisamente nelle Marche, Sì. come città sono a Senigallia, una città insomma costiera, abbastanza conosciuta e comunque in una regione a vocazione turistica, conosciuta non solamente in Italia, ma anche da molti stranieri che la scelgono anche come meta. Per villeggiatura, per acquistare ruderi e sistemarli, insomma, di godere del mare e delle colline. La mia storia comunque è legata sempre alle Marche, perché ho studiato alla Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, che è Ok. sotto l'Università di Camerino, una piccola facoltà insomma, in cui eravamo 100 iscritti all'anno. Quest'anno ho festeggiato i 20 anni dalla laurea, quindi quando ho iniziato. Laura prima festeggiava i 20 anni, 25 di professionale, tu sei 20 anni da là, quindi 20 anni di laurea. Ci tengo a sottolineare il fatto di questa piccola facoltà perché è stata piccola ma interessante. Ho avuto la fortuna di frequentare e di conoscere Cristiano Toraldo di Francia, con cui sì, ho seguito un corso, ho potuto fare l'assistente per lui, è stato il mio relatore di tesi insieme a Franco Panzini. è stato mio docente a Firenze, alla facoltà di architettura, dove ho studiato. In più, anche grazie a questa piccola facoltà, ho avuto l'opportunità di partire per l'Erasmus in Francia, all'École d'Architecture de Bretagne. È stata anche questa un'esperienza molto molto formativa che insomma ha regalato relazioni, esperienze di vario tipo, laboratori fattivi Infatti loro, è interessante, perché questa cosa la discutiamo sempre quando facciamo dei collegamenti, delle interviste con altri colleghi italiani che sono all'estero, il fatto che loro si chiamano le école, no? Le scuole di architettura. C'è un approccio proprio, diciamo, empirico, laboratoriale, completamente diverso dalle nostre università. Sì, esattamente, infatti era anche questa, l'École d'Architecture de Rennes, è anch'essa una piccola realtà ma organizzatissima, e per cui vivi questa scuola quasi H24 con laboratori, con gli aiutanti che venivano chiamati strumpf, cioè puffi, perché erano vestiti tutti di blu e ci aiutavano nelle varie, insomma, maquette. Insomma, questa esperienza comunque
Mi è servita sia per imparare il francese, mi è servita perché poi successivamente ho avuto la fortuna di vincere il Leonardo prima della tesi, per cui sono ripartita nuovamente per la Francia e sono stata accolta a lavorare in un giovane bellissimo studio, sempre nel centro della Francia, che si chiama Mio Lombard. E da cui ho veramente appreso tantissimo. Fatta questa esperienza che è durata 3 mesi, sono ritornata in Italia, ho finito un esame e mi sono laureata e insomma con la promessa di questo studio francese che mi ha richiamato immediatamente per poter andare là e lavorare. Per cui Le nostre tempo. generazioni che ahimè formiamo invece trattenerle. Tempo 2 settimane, ho fatto una piccolissima parentesi da Cristiano Toraldo di Francia, 2 settimane perché mi sono laureata a luglio e a settembre dovevo già partire per la Francia. Per cui quella è stata una bellissima esperienza che mi ha formato tantissimo e ringrazio ancora per questa bellissima Allora, esperienza. e questo ha influenzato il progetto selezionato per Supermostra, questa tua esperienza? Diciamo che tutta l'esperienza che ho fatto, le conoscenze che ho avuto, ha influenzato su tutti i lavori che ho fatto. Per cui qualsiasi piccolo tocco sicuramente è frutto un po' delle esperienze, poi del rapporto con i clienti, il momento in cui si vive, il luogo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo insomma è un arricchimento. Poi nel corso degli anni ho deciso di ritornare in Italia per provare anche sul posto cosa era in grado di fare. Mi sono messa un po' in gioco. Nata nella Sono fossa delle Erbe. un architetto, esatto, sono un architetto artigiano perché comunque fondamentalmente lavoro come insomma singolo. Però mi avvalgo della collaborazione di vari colleghi che hanno competenze diverse, quindi come tutti architetti siamo registi e siamo occhi, orecchie, bocca dei nostri clienti e quindi dobbiamo seguire tutto il processo insomma, dalla lista dei desideri dei clienti fino alla loro realizzazione e all'ultima parte. In cui, insomma, quando va bene il cliente è felice e insomma, si diventa anche amici. Okay. Allora, ci Adesso, condividiamo un po' del tuo schermo, esatto, facci conoscere il condivido il mio progetto. schermo così continuiamo la carrellata. Allora, Ok. Casa Carbonado. Casa Carbonado. Casa Carbonado. Praticamente il nome, questa è una particolarità che voglio raccontare, chiedo alla fine di ogni lavoro ai miei clienti di dare loro il nome ai loro progetti, alle loro abitazioni. Fondamentalmente mi occupo la maggior parte di residenza e Casa Carbonado è stata decisa da loro per la sua forma e il suo colore. Carbonado è un diamante nero. Questa casa adesso si situa in Belgio. Quindi è un lavoro estero che ha fatto. Esatto, un lavoro all'estero. Però il progetto è nato nelle Marche perché questi clienti. Praticamente io l'ho conosciuti nelle Marche, proprio come dicevo prima, perché sono venuti qua perché innamorati delle colline, hanno acquistato un rudere e insomma hanno investito ristrutturandolo. Vista la bella esperienza che insomma è stata fatta, mi hanno chiesto di poterli coinvolgere in questa avventura. Interessante la contaminazione estera, ma non andando all'estero, ma perché c'è di loro da noi, no? Esatto, per molti anni infatti, insomma, io ho uno studio che si occupa prevalentemente di ristrutturazioni. Per molti anni, infatti, mi sono occupata di ristrutturazioni di case di campagna per stranieri,
e quindi questa qui è una parte dell'attività. La seconda attività fa parte delle nuove edificazioni. Casa Carbonado in realtà è una delle poche realizzazioni, nuove costruzioni, non si parla di ristrutturazione che ho fatto. Poi mi occupo marginalmente anche di architettura industriale, di interni, perché spesso capitano interni, del contract. Ho seguito ristoranti, bar, eccetera, e poi quando si fa sempre il su misura per il cliente, spesso capita che mi chiedono di realizzare oggetti su misura, tutto è disegnato. La mia filosofia, infatti, è tutto è progetto, il progetto è tutto, perché si cerca di fare il vestito su misura per il cliente. E le parole chiave del mio lavoro sono la ricerca, la fiducia e la semplicità affinché l'esperienza architettonica sia unica e personale per il cliente attraverso la collaborazione tra professionisti. Ritornando a Casa Carbonado. Eh sì, perché poi dobbiamo concentrarci ovviamente nei tempi. Esatto. Perdonami. Allora, questa è la planimetria della città di Aarschot, è una piccola città nelle Fiandre, in Belgio. Come dicevo, si situa qui in questa posizione che è praticamente il centro storico di questa città. Questo è il quartiere e come si vede è un vuoto urbano. Questo vuoto urbano è stato poi colmato con la realizzazione, e questo qui nel 2022 è la vista da Google. Allora, l'area del lotto è molto piccola, è 230 metri quadri e praticamente si presentava così. Questo era il quartiere Era un nuovo. residuo praticamente. Sì, e in rosso è il lotto edificabile. Questa forma particolarissima, posso dicevo, è stata una sfida, quasi un lotto impossibile. Con un fronte strada di 4,30 m e l'allargamento fino a 15 metri. E questo è l'inserimento, diciamo, del diamante nero, che è la casa sul lotto. Queste che vedete sono le foto dello stato di fatto nel 2018. 2018 è l'anno in cui è stato commissionato il progetto. Ci abbiamo messo un anno un po' per elaborarlo, poi nel 2019 abbiamo ottenuto il permesso a costruire e i lavori, poi è scattato anche il Covid, comunque sono iniziati il 2020 e si sono conclusi nel 2022. Allora, chiaramente questo è un contesto storico con una forma particolare, dimensione ridotta, c'è un rapporto tra interno ed esterno, tra natura e costruito, tra pubblico e privato, perché essendo in centro storico affaccia proprio su vie pubbliche e le esigenze della clientela era avere la luce, avere la privacy e avere un'accessibilità. La progettazione è partita dalla pianta, viste le complessità. Scusami Silvia, questo è importante. È chiaro che nella cultura belga, fiamminga, Fiandra, insomma, quella che sia il concetto di centro storico, no? È un po' diverso ovviamente dal nostro. Ricordo sempre che Bruxelles è classico, no? Che abbia il suo centro storico, e quello è stato completamente bombardato e ricostruito. Quindi c'è un concetto molto diverso ovviamente da quello Sì. Sì, nostro, il centro storico, vero? praticamente lì come era possibile, poi lo rivediamo su un'altra immagine, il centro storico si configura per le vie, per queste costruzioni serrate, per la presenza di una chiesa, di una birreria storica e tutto in una serie cromatica di mattoni di vario colore. Come dicevo, queste sono le piante, questa particolare forma, questa è la pianta del piano terra. All'ingresso, praticamente, stati un po' individuati gli elementi di progetto che la committenza voleva. Voleva un elemento integrato di ingresso pedonale e carrabile che potesse entrare in 4,30 m, una facciata filtro, una rampa, una richiesta è stata: noi non vogliamo scale interne, vogliamo per accedere al piano terra, al primo piano, una rampa interna.
Poi delle vetrate panoramiche, quindi la chiusura verso strada, ma l'apertura totale verso il giardino interno, uno spazio a doppia altezza e un tetto gold Renzing. Questo è il primo tetto gold Renzing installato in Belgio. Ma figurati. E la conformazione è questa: dall'ingresso principale, un ingresso vestibolo per spogliarsi, doppia porta di ingresso che porta a una guardaroba, poi una cucina aperta sul doppio spazio living, bagno. La rampa che sale nella parte retro trova spazio alla lavanderia, un locale tecnico e la garage. Esternamente c'è una cucina esterna, uno spazio per pranzare fuori, il giardino e un piccolo orto. Ecco, scusami, Salendo. Silvia, scusami. Credo che questa della rampa derivi anche, poi correggimi se sto sbagliando, dalla loro cultura familiare, perché sì, forse si sono immaginati a una certa età che non come da noi hanno figli che sono vicino, la solitudine è un problema che sono diversi anni, quindi conosco abbastanza bene, e la solitudine è il problema, e quindi l'autonomia dei movimenti, eccetera, cioè, quindi probabilmente la rampa. Già loro si sono proiettati, no? In un'età più di... Esattamente, esattamente questo. Hai centrato proprio l'obiettivo, tanto che la rampa è diventata l'elemento progettuale numero uno. E all'inizio non nascondo che essendo esiguo lo spazio, mi sono chiesta come si poteva integrare un tale elemento e avere Ma... uno spazio per tutto. certo. E quindi alla fine abbiamo pensato, ok, dobbiamo sviluppare una rampa, allora cerchiamo affinché abbracci lo spazio, ma crei anche delle relazioni visive. Per cui abbraccia tutta la parte tecnica dei bagni e poi salendo trova un affaccio nel doppio spazio attraverso un balcone, l'ingresso alla camera principale che dà anch'essa su una loggia dove c'è la facciata filtro verso l'esterno. Da metà rampa si accede, questa è una scala, non ho riportato la pianta perché è una pianta di un'altra stanza studio posta sottotetto. Sì, se possiamo scorrere le immagini perché c'è un chiudere. Esatto, entriamo. Questo qui è l'ingresso, quindi da uno spazio molto stretto la casa si dilata e si arriva direttamente alla cucina con l'ampia vetrata. Dall'altra parte, quindi la cucina, siamo nel soggiorno, c'è questo spazio, insomma, a doppia altezza a cui si affaccia il balcone che fa le relazioni tra un sopra e un sotto, ma che porta questo balcone vetrato la luce dalla grande vetrata fino all'interno della camera. Queste sono invece le viste, insomma, dalla zona cucina, quando anche la persona sta a cucinare, vede le relazioni della casa, tutto è un insieme. Questa qui è la grande vetrata, quindi io entro in questo spazio, in questo luogo che è abbastanza piccolo, però sono inondato di luce e il living è abbracciato da questa rampa che è costituita internamente da ferro nero ed esternamente in legno. Poi, salendo la rampa, la percezione inizia a cambiare. Quindi vedo questo oggetto e come potete notare la sezione è abbastanza un po' emblematica della situazione e avevamo come limite, essendo un centro storico, l'allineamento delle falde degli edifici esistenti, per cui la parte doveva combaciare esattamente con l'edificio limitrofo. Questo ha permesso, insomma, l'inserimento di tre piani. E quindi questo sviluppo. Vedete un po' come questa rampa snocciola e si innesca nei vari piani fino ad arrivare alla camera da letto in cui questo balcone vetrato fa entrare sia la vegetazione del retro casa. Sia di riflesso la loggia
che è di fronte alla camera da letto, ma che ha anche un filtro visivo e anche spaziale verso la via pubblica. Questi sono i prospetti. Sono due prospetti, uno piccolissimo, stretto, 4,30 m, l'altro invece larghissimo, di 15 metri e oltre. La caratteristica, infatti, della facciata principale è l'utilizzo, fondamentalmente di tre materiali. Un sistema, che è brevettato del Belgio, che integra la porta d'ingresso e la porta garage, che sembra quasi un monolite. Mentre sopra, un legno in yakisugi, cioè una tecnica di bruciatura del legno giapponese, era per rendere un po' l'effetto materico, ma anche di mantenere il colore scuro, che comunque cambia rispetto anche alle luci del giorno, della notte, eccetera. E l'inserimento di questo tetto d'oro in Renzing Gold, che Così, chiaramente. perché siamo arrivati ai nostri limiti di tempo. Sì, Se dovessi, se vuoi ho fatto. chiudere, così poi ti faccio la domanda di chiusura. Faccio subito. Sì. Allora, questo qui è la facciata principale. Questo è sul permesso a costruire. Il comune ha scritto: questo è un importante passaggio del permesso. In dettaglio, l'architettura del progetto è contemporanea, grazie al tetto in zinco oro, è molto diversa dagli edifici prevalenti del quartiere. Nonostante la diversa scelta di materiale, il progetto presenta una notevole qualità architettonica e anche le sue dimensioni limitate può essere accettata da Bekaerstraf. Questa Come qui è la nostre parte. sovrintendenze scrivono sempre apprezzando quello che facciamo. Esatto. Questa invece è la parte privata, retro, il nido, in cui c'è il giardino, la parte per il pranzo e l'orto, e queste sono le parti esterne. Una curiosità, questa è la parte orto, giardino e cucina esterna. La prima cosa che è stata impiantata nel lotto è stato l'albero, perché altrimenti non sarebbe stato possibile piantumarlo, e poi è stato realizzato l'edificio e infine tutta la sistemazione esterna. Senti, Silvia, allora, per chiudere la tua riflessione in pochissimi secondi, quanto il Belgio ha influenzato le tue progettazioni italiane e viceversa quanto l'Italia ha influenzato questa progettazione in Belgio? Questa contaminazione c'è stata o hai dovuto adottare proprio due schemi progettuali diversi? Allora, sinceramente non ho adottato schemi progettuali diversi. Se fosse possibile a volte realizzare tutto quello che abbiamo in testa in Italia, sarebbe molto semplice. Anzi, mi ha sorpreso, c'è un sistema un po' diverso per i permessi di costruire in Belgio, questo un po' mi ha sorpreso. Però diciamo che abbiamo usato anche lì. E infatti, leggendovi la frase, siamo stati molto molto sorpresi, anche perché le autorità hanno messo più di 6 mesi per dare l'autorizzazione. In più, in Belgio, bisogna mettere sul lotto di terreno un avviso pubblico, per cui su quel terreno ci sarà un progetto e chi vuole può visionarlo in comune. Ma figurati. Penso una cosa così in Italia sarebbe molto molto complicato, però sia io che i clienti eravamo sorpresi che ci avevano accettato anche delle particolarità. Come dicevo, il tetto in Renzic Gold è il primo installato in Belgio, quindi anche una particolarità e l'amministrazione comunque l'ha accettata, magari essendo L'innovazione una nel centro piccola architettura. storico, no? Mentre da noi è estremamente problematica, lì hanno una visione, ovviamente c'è il centro storico, è diverso Sì, dall'Europa, come magari. dicevo, questo è il rapporto della via, qui c'è la chiesa. Il primo approccio era: ok, proviamo a fare delle facciate con mattoni. E stati fatti vari progetti, varie tipologie. Però il cliente poi ha detto: ma aggiungiamo un altro mattone, un altro colore? Vogliamo provare a fare qualcosa di diverso? Vediamo se l'amministrazione come la vede.
Eventualmente rifaremo il progetto della facciata. Sono tutti così committenti, sarebbe interessante il nostro lavoro. Sì, sono committenti che piace mettersi in gioco e questo E è questo non è bello tanto. anche del mestiere. Bene, Silvia, perdonami se sono Grazie. retina, ma devo chiudere, lasciare spazio ai tuoi colleghi. Grazie della presentazione, complimenti per il lavoro ed è anche interessante, no, questo rapporto tra il modo di costruire da noi in Italia, nei centri storici, e il concetto belga, insomma, di centro storico, questa innovazione anche al suo interno. Ovviamente, grazie per la tua disponibilità, sì. Grazie a te. Bene, ora ci siamo dati come appuntamento, Alberto, ci sei di Balance Architettura, perdono, Alberto, spero di aver pronunciato bene il nome. Allora, chi è, no? Qual è la tua storia e perché hai scelto questo nome particolare, insomma, per il tuo studio, per identificare la tua attività? Allora, io sono Alberto Lessan e non sono l'unico socio, ma siamo in due, Jacopo con Jacopo Bracco. In realtà abbiamo iniziato già 12 anni fa, nel 2011. Ci siamo chiamati Blarchitettura, che era un po' l'acronimo dei nostri cognomi, Bracco, Lessan Architetti. E poi quando abbiamo iniziato un po' a crescere, che quindi è diventato uno studio un pochettino più strutturato, con anche delle altre persone che tuttora sono con noi, abbiamo deciso di usare sempre la B e la L, ma farla diventare un po' un nome più compiuto, e quindi è nato Balance, che tra l'altro significa equilibrio, significa Equilibrio, certo. bilanciamento, e che sicuramente è un qualcosa che nel nostro lavoro serve. Serve anche tanto, no? Certo. Allora, dove sei collocato, Alberto, geograficamente? Qual è la tua storia? Allora, siamo a Torino, diciamo che sono ormai 4-5 anni che in realtà stiamo lavorando più a Milano che a Torino, per una questione non di scelta, ma di, diciamo, di caso. Abbiamo un po' studiato anche noi all'estero, Svezia, Cina. Siamo legati all'università. Io, quando mi sono laureato, ho continuato sempre a essere in università, prima come assistente, adesso un corso al Politecnico di Milano e uno al Politecnico di Torino, il primo semestre a Milano e il secondo a Torino. Questa è una cosa che sia io che Jacopo continuiamo a fare volentieri, perché davvero il fatto di rimanere legati e connessi all'ambiente accademico fa sì che poi che i tuoi progetti continuino ad avere quella carica un po' Di ricerca, no? Di sperimentazione. esatto, di ricerca, di sperimentazione, continui a metterti in gioco, continui anche insegnando, comunque hai una relazione con i giovani studenti, che è sempre in E poi crescita. interessante questa competizione classica, no? Torino-Milano, che sono queste due grandi città che hanno guidato lo sviluppo dell'Italia per tanti anni, no? E che tanto spesso sono in competizione fra di loro. Mi è interessante che frequentiate sia l'ambiente universitario e che progettuale milanese che quello torinese, insomma, no? Che hanno due appeal un po' diversi. Quindi interessante questa dualità che riuscite a tenere. Sì, assolutamente. Noi poi siamo tra quelli che pensano che ci deve essere assolutamente complementarietà e collaborazione. Sono due città che hanno tanto da offrire, hanno un'identità loro, ma assolutamente devono collaborare insieme. Anche perché se uno guarda nella competizione mondiale, il fatto di avere due città così caratterizzanti, così anche importanti a livello europeo, così vicine, non può che essere un valore aggiunto per l'Italia. Quindi, dal nostro punto di vista, davvero sono 50 minuti di treno, quindi riusciamo in realtà a poter lavorare in due città nonostante ne abitiamo una. E Beh, sì, i questa è collegamenti una sono cosa. veramente immediati tra Torino e Milano. Sì, adesso siamo in quella fase che siamo già una decina di persone, stiamo cercando di capire se crescere o non crescere, perché in realtà ci sono delle opportunità eventuali di crescita, però l'intenzione è quella di continuare a fare dei progetti che siano comunque sempre interessanti. Più uno invece cresce, magari cresce di numero, è più difficile poi mantenere, cioè dare il giusto tempo ai lavori. Quindi Eh sì, in questo realtà. è un nodo importante, perché scusa, ti sto interrompendo, proprio l'altro giorno abbiamo fatto un seminario sulla gestione degli staff, degli studi e la gestione del tempo. In effetti
prendendo come esempi altri studi internazionali, lì sono proprio delle aziende, hanno delle regole, hanno responsabili del personale, insomma, quindi in effetti crescere poi è interessante, è importante, è chiaro, no? Però c'è sempre quel rischio un po' di snaturare alcuni passaggi, che invece quando hai il controllo del percorso è artigianalmente più interessante. Sì, infatti, soprattutto se poi uno crescendo inizia a prendere lavori più importanti, e dove sia nella parte di direzione che poi nella parte di sviluppo, poi anche nella parte di realizzazione, non puoi più essere, devi essere un bel team, e tra l'altro devi avere delle competenze. Adesso all'interno dello studio, in effetti, abbiamo già siamo degli architetti, dove ci sono degli architetti che lavorano da noi da 4-5 anni, che sono già molto autonomi, quindi questo fa sì che non sei più tu da solo, ma diventa proprio una squadra di cui non puoi più fare a meno. E anche il progetto che faccio vedere oggi è un po' frutto di questo lavoro di squadra, perché in effetti è un lavoro molto grande, che ci ha coinvolto per 3 anni e mezzo, della parte di ideazione, di realizzazione, e che quindi ha avuto necessità di tante persone con cui ci hanno lavorato sopra. Allora, condividi lo schermo, insomma, allora introducici questo progetto selezionato per Supermostra. Ok. State vedendo lo schermo? Ora ti vediamo, sì. No, aspetta, siamo andati indietro. Bene. In full screen. Ah, eccolo, perfetto. Okay. Ok. Vado un po' veloce perché ho un po' di immagini. Allora, siamo in realtà a Milano, quindi questo è un lavoro di Milano, e il puntino giallo in alto a destra è l'oggetto di... è il luogo, ed è Bicocca, quindi siamo nella strada che va verso... Che va verso, cioè, che siamo quasi al limite del confine con Sesto San Giovanni e della riqualificazione di questo edificio giallo, che sono 100 metri di lunghezza. La prima porzione, la seconda sarà poi oggetto di una seconda, cioè la porzione più verso sinistra non è ancora oggetto di progetto, invece quella di qui sì, ed erano gli uffici dell'azienda che si chiama Breda Siderurgica. La committenza ha chiesto che rimanessero degli uffici, quindi in realtà ha acquisito l'immobile e ha chiesto comunque che venisse mantenuta la sua vocazione. Il fatto che era un edificio abbastanza datato, comunque che aveva delle caratteristiche molto anni 60, gli anni in cui era concepito, che non erano più congeniali rispetto agli usi attuali, tant'è che questa è la planimetria dello stato di fatto, un edificio molto, molto razionale, con tutti uffici separati, che come sappiamo adesso non vanno più bene, perché in realtà adesso si tende a condividere molto gli spazi. Space, condivisione, no? Il punto di incontro per il caffè, per condividere le idee, certo. Sì, assolutamente, quindi è proprio una condizione quasi opposta rispetto a questa divisione, che invece era quello che funzionava in quel periodo. Quando siamo entrati, abbiamo iniziato a vedere che al di sotto di tutte queste, di tutti alcuni materiali che componevano, rivestivano l'edificio, si celavano degli elementi strutturali, che sono quelli che vedete qua in rosso, che l'altro erano abbastanza interessanti. Abbiamo scoperto poi successivamente, non al primo sguardo, che era un edificio completamente in acciaio. Quindi Breda Siderurgica, che produceva acciaio, aveva in realtà realizzato un edificio in acciaio, ma poi l'aveva completamente rivestito, impacchettato, probabilmente Ben perché in quel periodo non era così, beh, cioè non era visto. così. Bisognava nascondere un po' la struttura. Allora abbiamo detto: no, proviamo a portarla alla vista, e abbiamo capito che, visto che c'era una struttura straordinaria sotto, quando l'abbiamo rimossa e che abbiamo visto questi spazi, abbiamo capito che il progetto in realtà era quello, che era già lì. Quindi noi quello che dovevamo fare era semplicemente cercare di aggiungere il meno possibile a questa struttura, che a tutti gli effetti era veramente molto, molto ottimizzata. Anche lo strutturista che ha fatto i calcoli ha detto che era veramente una struttura molto ben pensata, dove non c'era del ferro aggiuntivo rispetto a quello che era veramente necessario. E quindi, da queste immagini qui, dove era tutto, diciamo, un po' coperto,
sono venute fuori questi spazi che poi hanno dato un po' queste spazialità abbastanza inattese. L'altra mossa è stata quella di rimuovere quella facciata che era in calcestruzzo, che portava poca luce all'interno, e invece di aggiungere una facciata completamente più aperta. Quindi abbiamo rimosso, se vedete nella foto in basso a sinistra, c'è ancora un pezzo della facciata esistente, invece nel resto è già stata rimossa. L'intenzione è stata quella di mantenere il ritmo e di mantenere il più possibile quello che già c'era. E quindi anche qui questo progetto realizzato è stato poi riportato una facciata completamente nuova che però mantenesse il ritmo esistente. Di notte si illumina e la struttura è stata colorata di colore diverso per dare un grado di astrazione, di contemporaneità a quello che esisteva. In più è stato alzato di un piano con questo coronamento, che è una struttura d'acciaio, che va un po' ad alzare leggermente, anche solo virtualmente. La facciata poi passa davanti a questi elementi verticali in calcestruzzo, che erano le scale, per cercare un po' di depotenziarli. Quei due elementi in calcestruzzo tendevano un po' a dividere il prospetto, mentre invece noi ci piaceva un po' cercare di avere un'uniformità, che Quindi avete poi si di vede fatto da. voi avete messo a nudo, se mi posso permettere, no? Più che aggiunto, trasformato, cioè avete messo a nudo la struttura e la sua anima originaria. Sì, infatti diciamo che alcuni ci dicono che in realtà è più un progetto di sottrazione rispetto che di addizione, ed è quando ce lo dicono, diciamo che è un bel complimento, perché in effetti quello che noi pensiamo è che non ci sia niente di più ecologico di non aggiungere una cosa che non viene prodotto, che non serve. Quindi se uno riesce a fare una buona architettura, soprattutto lavorando in riqualificazioni o come in questo caso in riuso, e riesce a farlo togliendo materiale rispetto che aggiungerlo, dal nostro punto di vista è uno successo, è un Guardando questa risultato. immagine, tra l'altro, questo tipo di logica di sottrazione, noi sappiamo che è Milano, che è la famosa Bicocca, ma indubbiamente se uno non lo sapesse potrebbe immaginare una Silicon Valley, no? Cioè questi luoghi ormai completamente resi sempre più trasparenti, più visibili, più penetrabili sostanzialmente. Sì, il fatto che sia fatto in vetro è derivato anche dal fatto che in effetti nel mondo attuale chi fa uffici o chi ha degli uffici ti richiede un po' quel genere di materiale, no? Cioè, gli uffici spesso hanno bisogno di tanta luce, e quindi anche in questo caso è stato proposto quel materiale. Qua ci sono delle altre foto di cantiere dove sono state fatte delle prove con dei colori che inizialmente erano più carichi, poi sono stati un po' scaricati e quindi resi un pochettino più pastello. Altre immagini di cantiere. Una particolarità è che la facciata, visto che era una facciata in vetro, che quindi poteva essere un po' un elemento che si ripeteva rispetto un po' alla normalità, abbiamo detto proviamo a fare una facciata che però non sia in alluminio. Quindi, visto che siamo nella zona della Pirelli, perché c'era Prede Pirelli, abbiamo voluto usare la gomma e abbiamo studiato questo materiale, che è una sorta di silicone, di gomma siliconica riciclabile, che diventa poi la facciata. E questa gomma reagisce in maniera molto diversa, cioè in maniera abbastanza diversa alla luce, ed è una cosa che quando tocchi vedi che è morbida, no? E anche la porta d'ingresso, il maniglione della porta d'ingresso è fatto dello stesso materiale, in modo che da lontano tu vedi questo materiale un po' lattiginoso, non capisci com'è, e quando poi entri nell'edificio lo tocchi, e quindi forse ti dà una sensazione dove capisci in quel momento lì che tutto l'edificio era fatto di gomma. Un'altra cosa era quella, sempre un po' nell'ottica di togliere, di dichiarare, l'apportazione di basamento in calcestruzzo, ed era stata lasciata a vista quasi proprio come con i pezzi di demolizione un po' esistenti. Si vede qua nella doppia altezza, e anche un po' le imperfezioni sono state lasciate. È stata fatta poi un'inaugurazione adesso circa un anno fa, dove le committenti hanno voluto riempirla di opere d'arte, e ci sarebbe piaciuto molto lasciarla così, perché in effetti erano degli spazi che venivano coperti, venivano, sono stati utilizzati Molto interessante questo. con delle opere d'arte. Invece queste sono le ultime fotografie che
sono arrivate da poco e sono di Philippe Dujardin, un fotografo belga, per ritornare in Belgio, molto molto bravo, che secondo noi ha colto bene l'anima di questo edificio. Anche il bancone è fatto con gli stessi profili esterni, quindi quando uno va alla reception ho capito un po' la gomma. E c'è quindi un po' questa tensione tra un basamento fatto in calcestruzzo e una struttura invece molto fine, molto regolare nella porzione superiore. Quindi una sorta di tensione che si alterna tra ciò che è molto leggero e molto aperto e invece un materiale più plasmato e più, diciamo, plastico Magari nella anche il porzione cacio principale. vanilla è stato scelto nei colori che no, si sintonizzano con l'ambiente Ah, sì. circostante. Allora, vediamo così un attimo per. No, vedo questo il Super Lab, che non è il classico colore del cacio vanilla, ma è stato preso per avvicinarsi ai colori del cemento che ci sono intorno. Sì, è stato personalizzato proprio per l'edificio in sé, sì. Gli impianti sono stati lasciati tutte viste, quindi anche in questo caso è stata un po' una scelta quella di dire lasciamo le viste, ma è una scelta abbastanza obbligata, devo dire, ritornando un po' a quello che dicevo prima. E sono stati realizzati, devo dire, molto bene. Chi li ha realizzati li ha fatti in maniera abbastanza precisa, tant'è che alcune di questi impianti sembrano davvero un po' degli elementi, un po' delle piste, un po' di stile che girano per l'edificio. Di nuovo un'immagine del prima, che era così, e del dopo, che è diventato così, con i vari piani diversi. Gli ascensori sono stati poi rivestiti di un plexi specchiato per alterare anche quella percezione, quindi aggiungere un elemento di vista prospettica che magari non ti fa capire o che ti aggiunge degli elementi o delle viste un po' inaspettate. E poi alcuni elementi che invece scaldano un po' lo spazio, come queste pareti in betulla, che anche qua si alternano invece alle porzioni vetrate. Sto per finire le immagini. La porzione della scala, che non ho una foto dello stato di fatto, ma era molto carica, in realtà era fatta di legno con dei rivestimenti particolari, è stata un po' anche qui nudificato, comunque spogliata di tutto, resa in maniera neutra da un grigio, che è un grigio che qui viene ripreso in tutto l'edificio, e con l'aggiunta di un colore cromatico che poi è quello che viene un po' ripreso anche nei vari piani. Durante la sera fa vedere un pochettino di più le sue caratteristiche cromatiche, che vengono fuori chiaramente quando si accendono le luci e che quindi il vetro perde un po' la sua durezza, o comunque la sua opacità, e diventa più trasparente, e fa sì che da dentro escano bene tutti i vari colori. Ho finito. Grazie Alberto, sei stato precisissimo, sei rientrato perfettamente nei tempi. Adesso la domanda mi viene ovvia: ok, questa è la struttura, ma è come poi la proprietà ha organizzato effettivamente gli spazi di lavoro? Cioè, sono spazi collettivi, uno per spesa, ha trovato forme diverse di distribuzione, è uno smart working per cui è solo per chi viene quel progetto. Puoi darci qualche aggiornamento su come hanno deciso di utilizzare questo ampio spazio che avete denudato, no? Messo in apertura? Sì, saranno degli spazi di lavoro destinati a piani, a delle aziende che prenderanno in maniera completa i piani, quindi non verrà ulteriormente frammentato. E poi all'interno di questi spazi verrà fatto un allestimento interno un po' cucito sulle necessità dell'azienda che... Quello che verrà fatto è che tutte le stanze, se ce ne saranno, ad esempio meeting room, piuttosto che spazi di lavoro un pochettino più privati, non toccheranno il soffitto, ma saranno sempre ribassati. È un edificio che è reso antincendio grazie agli sprinkler, che quindi in caso di incendio chiaramente andranno a ricoprire tutta la superficie.
Adesso siamo nella fase di allestimento di una delle aziende che lo andrà a riempire. Sì, e quindi l'intenzione è quella di cercare di mantenere il più possibile i colori esistenti, quindi non di aggiungerne degli altri, quindi tutto quello che viene aggiunto è fatto di legno o in tonalità grigia o comunque cerca di non aggiungere degli altri elementi cromatici, ma di cercare di mantenere un po' questa sorta di chiarezza visiva. Che poi è stata la cifra stilistica con cui avete lavorato in questo progetto, insomma, sostanzialmente, no? Sì, diciamo che un po' come tutti hanno un po' un obiettivo e chiaramente cercano di far convergere un po' tutte le scelte in relazione a quell'obiettivo lì. Questi tre colori sono stati un po' la cosa che arriva alla fine, cioè in tanti nostri progetti noi facciamo uso del colore, però quello che diciamo è che deve arrivare alla fine, cioè non parti mai dicendo voglio usare un colore, ma in realtà il progetto architettonico deve funzionare solo cioè senza il colore, solo per il materiale e per la spazialità. Poi alla fine, proprio per dare un grado in più, per un grado di completezza, un grado che ti dà un'emozione in più, allora tu aggiungi il colore. Il discorso è Anche in questo progetto qui noi speriamo che sia un po' venuto fuori, cioè secondo noi funzionava lo stesso il progetto anche se avessimo colorato tutto dello stesso colore o addirittura se l'avessimo lasciato del colore originale. bordeaux originale. Il fatto di aver aggiunto questi tre colori dà un po' un'identificazione a chi li abiterà, che non è al piano primo, al piano secondo, al piano terzo, ma è al piano verde, al piano giallo. E poi dà un po' di grado un po' di sofisticazione in più, se vogliamo dire, rispetto al progetto in sé. Perfetto. Ha detto grazie, ci sono i tempi, ottimo progetto, molto bello. Grazie per avercelo illustrato e insomma per la disponibilità di averlo condiviso, di averlo condiviso con noi. Perdoni, vado con i ritmi serrati perché ancora abbiamo anche gli altri colleghi da presentare che insomma hanno progetti interessanti e nell'ordine ora abbiamo Marzia Messina. Ciao Marzia, buon No, pomeriggio. è stato un piacere. E allora vuoi cominciare a condividerci un po' la tua storia, da dove vieni, oltre il collocamento geografico e che cosa poi ti ha portato di fatto a fare queste scelte progettuali del, scusami, gioco di parole, progetto che è stato selezionato per Supermostra 22. A te, Marzia. Grazie intanto. Dunque, per quanto riguarda il mio inizio, il mio inizio risale a parecchio tempo fa, in un periodo in cui non mi rendevo conto, ero veramente una bambina, disegnavo continuamente in maniera quasi ossessiva tutto quello che vedevo, cioè nel senso soprattutto gli spazi abitativi. E un giorno, così per caso, mio padre disse: "Tu diventerai un architetto", e io non avevo neanche idea di cosa significasse. Poi sono passati tanti anni, e dirò ancora di più che durante gli anni universitari io non ero convinta di aver fatto la scelta giusta, quindi è strano, strano. È così, è proprio così. E poi Un percorso di cui le perplessità si sono aggiunte e non sottratte, sostanzialmente. sono aggiunte, vengono a volte fuori anche adesso, ma allo stesso tempo capisco che, riconosco che questa è la mia passione, che poi coincide con il mio lavoro, quindi non potrei fare altro. Marzia, geograficamente dove sei collocata? Graficamente sono collocata a Palermo e dopo anni trascorsi un po' in giro, è stato il luogo che mi ha poi riattirata. Mi ha convinta la mancanza soprattutto di alcune cose che possono sembrare per chi le ha appunto normali, come vedere il mare o poter staccare un po' dalla routine, girarsi e trovare forse delle ispirazioni, non so, questo è un modo che racconto da siciliana che mi ha Certo, portato abbiamo più raccontato volte il nord, ad abbiamo fatto avere. con Silvia tappa al centro e poi ora ci siamo collocati al sud.
Quindi tornare a Palermo è stata una scelta più che altro voluta, semplicemente per una voglia di aprire il proprio studio, cioè di iniziare a fare delle cose che potessero essere pensate da me, dalla mia testa, e provare a mettermi in gioco. Cosa che lavorando chiaramente in studi, come quando ho lavorato da Claudio Silvestrini all'estero, cioè a Londra o da altri a Vicenza, a Milano, chiaro che apprendi, impari, ma se quella voglia di dire la tua prevale, a un certo punto devi fare una scelta. E questa è stata la mia, E tu l'hai fatta, mi sembra di dire. Certo. Senti, prima di illustrarci adesso il tuo progetto, la cifra stilistica, insomma, di questi lavori, hai questa serie di scelte fatte, anche quelle di tornare alle origini, avere questa prospettiva della visione dell'orizzonte sul mare. Insomma, questo ha portato anche, immagino, a alcune scelte personali, no? Di modo di progettare, di vedere quello che realizzi. Sì, in realtà quel modo di progettare, finché non ti viene chiesto, non lo sai, non ti soffermi, ma poi quando ti viene chiesto di presentarti durante un'occasione come potrebbe essere quella di adesso, vengono fuori chiaramente il tuo background, il tuo entourage, cioè come dire, le tue origini, che sono quelle di essere cresciuta in un ambiente di artigiani, quindi di fatto non vorrei ripetere la solita cosa del costruire su misura, però di fatto è così, e quindi perché non dirlo? È proprio così. Cioè, i miei nonni erano dei sarti, cucivano su richiesta, ma su loro idee, su determinate persone che avevano determinati fisici che non erano magari quelli adatti a, come dire, a vestire qualsiasi abito, ma quello in particolare. Quindi ho assorbito un po' questo rapporto, soprattutto il rapporto della clientela con mia nonna in particolare, che riusciva ad ascoltare la cliente e nel frattempo elaborava quale sarebbe stato il vero abito, che poi sarebbe piaciuto anche a Okay, quindi anche qui è portare avanti una cultura dell'ascolto, no? Familiare nel tempo me. e Già ne personalizzato. abbiamo parlato, Ne abbiamo quello della parlato in un'altra situazione. Certo. Allora, Marzia, Sì. vuoi condividere il tuo schermo? Insomma, presentaci questo progetto che è stato selezionato per Supermostra 22. Bene. Se vuoi far vedere anche dei video, insomma, quello che meglio descrive il tuo progetto. Vedete già Sì, già vediamo. Ok. Dunque, questo in breve è un'immagine del mio attuale studio. Come vedete, ho scelto uno studio che mi consente di poter vedere il mare, che era una cosa che chiaramente desideravo, ma lo studio per me oggi è questo, domani chissà. Cioè non è un luogo che... Cioè, ho cambiato varie volte lo studio fisico, perché per me al di là di ritrovarmi come adesso, magari solo perché c'è questa occasione, ma a volte resto fino a tardi. E lo studio per me si intende anche un luogo che può essere il cantiere, o può essere l'abitazione attuale del mio cliente che mi accoglie in casa, perché un po' lo chiedo io, per mostrarmi qual è il suo modo di vivere e costruire insieme il suo futuro modo di abitare. E considerato che per me abitare coincide con l'essere, e quindi quando si parla di ascolto intendo dire realmente il mio approccio è quello proprio del dialogo, dialogo in cui magari verranno fuori delle cose che la stessa persona non aveva idea, ma scoprirà che ci sono delle cose che non sapeva che avrebbe voluto. Quindi lo studio è chiaramente un luogo importante dove noi creiamo, dove noi ci rapportiamo con i nostri collaboratori, con le imprese che vengono a trovarci, con cui si cerca come dire, si cerca un momento di privacy, ma poi per il resto il mio lavoro si svolge Fuori. fuori. Dunque,
Il progetto che ho presentato per la supermostra è stato il progetto pensato e voluto durante il periodo della pandemia. L'incontro tra me e la cliente, lei è una genetista, quindi ci siamo ritrovate entrambe con lo stesso modo di, con lo stesso carattere, nel senso non riuscivamo a stare ferme a casa per come ci veniva imposto. Ci siamo occupate di dare una mano a persone che abitavano nel quartiere che lei poi ha scelto di vivere, che è Ballarò. E Noto attraverso come quartiere palermitano, Ballarò, certo. sì, è un quartiere tra l'altro che è molto conosciuto soprattutto perché sono in tanti, io nel mio piccolo, ma soprattutto osservo quello che fanno gli altri, siamo in tanti a occuparcene, chi per un motivo o per un altro, e la mia cliente ha voluto proprio investire in questo luogo. Lei ha scelto di acquistare una casa e renderla il più possibile gradevole, bella, sua, personale, ma da condividere. Quello era il suo obiettivo fondamentale, visto i tempi che si prospettavano, cioè dover vivere molto all'interno di una casa. E quindi non da soli, ma nel nuovo modo di intendere l'abitare oggi, che è quello di pensarla non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Qui metto a confronto lo stato iniziale con lo stato futuro. La casa si presentava una piccola palazzina di 3 livelli, questa è la scala condominiale. Dalla quale si accedeva con una scala molto piccola, e questo era l'ingresso dell'abitazione, che lo è ancora, ovviamente. E la cucina, vari altri locali, il bagno, l'antibagno e altri ambienti, living vari. Da qui si saliva verso la terrazza che prendeva esattamente le dimensioni di quest'altra stanza, che penso fosse una camera da letto. E si fermava qui, cioè non c'era un piano superiore, seppur le altezze erano notevoli, come potete vedere dalle sezioni. L'approccio è stato abolire questa scala perché era veramente terribile, poterne fare una nuova perché avevo la possibilità di poter creare un nuovo piano, cioè un piano proprio in sottotetto che aveva, avendo chiaramente la sua qualifica in quanto suo piano a tutti gli effetti, poteva attraverso una bucatura della muratura portante, quindi chiaramente calcoli strutturali, ingegneri che hanno supportato, potevo attraverso una passerella accedere alla terrazza. Quindi la mia cliente aveva un'esigenza particolare che era quella di cucinare e potersi isolare in una zona tutta sua per i suoi ospiti, ma condividerla poi appunto con il resto, cioè con le persone che andavano a trovarla. Quindi questa è la Ecco, sua poi è la cucina, la sua caratteristica, pancia. scusami, Marzia, dei tempi moderni, no? Cioè cerchi comunque uno spazio tuo, ma sai che o perché i social, perché i nuovi ritmi, è molto difficile non condividere i propri spazi, no? Sì, Non cercando assolutamente. una privacy personale. Assolutamente. Io, Cristina, che appunto do il nome a lei per la sua casa, perché è una donna che ha voluto essere sempre presente, ha voluto condividere questa gioia, insomma, mi ha dato la possibilità di poterla citare, cosa che molto spesso non capita, per una richiesta proprio di privacy. In questo caso lei ha voluto assolutamente essere presente, quindi no, io sono spesso invitata a casa sua, quindi conosco anche gli amici che frequentano. Lei sta qui, la prendono anche un po' in giro in maniera scherzosa perché lei non esce mai da qui, cioè lei sta qui, cucina e chiaramente si muove all'interno della sua casa e niente, proprio così, cioè, lei ha chiesto quello che poi fa, cioè lei vive esattamente questa casa quando la condivide con i suoi amici, con gioia proprio nella condivisione proprio del cibo e dello stare insieme. Questa è una carrellata chiaramente di disegni in cui
Sì, racconta un po' quello che facciamo, quello che ho fatto, quello di iniziare da un progetto, da capire, visto che non potevo avere ripostiglio, non potevo avere una lavanderia perché gli spazi erano quelli, il mobile scala che risulta essere necessario, visto che la scala precedente era impensabile da poter accedere, diventa anche un armadio per gli ospiti, una lavanderia, una raccolta di libri e di piante che io in tutti i miei progetti cerco di inserire perché per me sono essenziali, cioè la pianta comunque è un elemento architettonico per me da paragonare forse a un assetto murario. Con questa soluzione di continuità vedo sulle scale che c'è il primo gradino che è un po' particolare, ovviamente. Sì, il primo gradino che è particolare, che è un biglietto, una pietra di biglietto che ho trovato proprio esattamente quasi come la state vedendo dal marmista con cui ho lavorato, lo Cicero, che aveva messo in un angolo. Io ho chiesto se potevo prenderlo quasi come un regalo, ma in realtà è stato un bel pezzo che è stato poi leggermente levigato per poter entrare nella dimensione che era necessaria, ma più o meno è rimasto così. Io gli ho fatto creare un po' questa zoccolatura che poi veniva ripresa in quella della prima rampa, cioè del primo blocco di scale. Anche qui le sezioni sono pensate da me e poi condivise con gli architetti che lavorano all'interno dell'ebanista con cui io lavoro, che in questo caso è Caruccio, Handmade. Loro mi supportano. E poi appunto il progetto nasce anche con delle condivisioni, cioè noi abbiamo delle idee, magari con l'aiuto dei nostri artigiani scopriamo che alcune cose si possono, ma altre magari si possono realizzare, ma in modo un po' diverso. Che quella Quindi con progettazione tailor-made, no, di cui parlavi, quella sartoriale, però. esatto, qui mi piace un po' raccontare quello che avviene, cioè le aspettative e la realtà, cioè realmente io all'inizio, quasi 6 mesi prima, avevo pensato un colore e poi più o meno è stato quasi confermato. Lei è Cristina, che vuole essere presente anche quando siamo in ebanisteria, vuole provare lo sgabello, vuole vedere l'altezza del suo poggiapiedi, quindi il cliente nel mio caso viene spesso coinvolto, viene chiamato, diventa partecipe. Da qui già vediamo l'intenzione di poter utilizzare anche un vuoto perché ho chiaramente rispettato i metri quadrati consentiti. Questo appartamento è 80 metri quadrati nella parte di sotto e 25 nella parte della subpalcatura. Qui queste foto sono fatte quando è stata Scusami, perché se no non si preparata. capisce il discorso che facevi prima. Se puoi far vedere Scusami. quella in dettaglio nelle prossime Scusate, che a volte slide. penso di dilungarmi, quindi no, dicevo, questa qui si intravede già del render che ho inserito una rete tipo da catamarano perché ho immaginato che sopra, che lei vuole destinare ai suoi ospiti, potesse estendersi una zona che di fatto è un vuoto, cioè una rete, alla fine era realmente un affaccio, ma è stato per lei uno spazio assolutamente in più, che lei, adesso vedrete perché ci sono altre immagini di altri render, che lei utilizza, lei è una, fa yoga e le piace molto fare appunto il suo sport a casa, quindi la casa la vive proprio a 360 gradi, per quello che sono poi tutte le sue passioni. Queste foto sono state realizzate dopo la collocazione della cucina. Il mio timore era fotografare una cucina che poi sarebbe stata, per come la stiamo vedendo ora, impossibile da vedere, perché mancava qui, adesso verrà montato poi il mobile scala che in parte la occultava. Quindi sono tutte foto che serviranno a raccontare un po' quello che è stato fatto. Questi sgabelli perché nascono? Nascono perché io non ho molto spazio per poter mettere un tavolo da pranzo e allora faccio in modo che quando si usa il tavolo e quindi le sedie, gli sgabelli vengono riportati al loro posto, quindi diventano quasi come delle ante che poi spariscono. E qui appunto spiego meglio quello che intendevo dire, lo sgabello diventa un oggetto da attenzionare, da studiare, da provare,
Così come la scelta dei materiali, uso la betulla per le parti a vista, MDF laccato o verniciato per gli sportelli, e la pietra lavica, così come prima ho usato il Millemi per unire due luoghi che io amo, che sono appunto Palermo e Catania, e quindi anche la scelta dei materiali a volte è pensata, ma soprattutto perché la pietra lavica come top, penso sia, scusate il gioco di parole, ma sia il top proprio per l'uso che E se ne comunque se deve possiamo fare. arrivare alla fine dell'esame perché siamo nei tempi Sì, ormai. appunto, qui continua con immagini varie di dettagli. Qui, come vedete, vengono fuori foto della costruzione, la lastra che dicevo, il blocco di Biglietti, la costruzione all'interno della falegnameria. La camera da letto che poi viene utilizzata, diciamo che è la parte più nascosta della casa, il bagno che ha un legame poi con il resto dei materiali, e saliamo sopra, come abbiamo visto prima, e troviamo questo spazio che viene utilizzato appunto da lei e dai suoi amici. Qui non mi soffermerei ancora perché già è stato raccontato, ma Però è un'interessante soluzione per cui un vuoto, perché tu, a livello di regolamento edilizio potevi prendere solo quei metri quadri, hai trasformato in realtà un vuoto che rimane un vuoto, ma è utilizzabile questo vuoto sostanzialmente. esatto, è utilizzabile ed è uno spazio, poi assume proprio le sembianze di un vero e proprio spazio. E da qui le visioni che noi abbiamo dall'alto, e poi vabbè, il racconto del fotografo che ci ha ritrovati tutti e tre lì. Lei in fondo è Laura, la Pitingaro, la pittrice che ha realizzato le opere che vedete sparse all'interno dell'appartamento. Cristina e io, che mi ritrovavo lì per dare una mano alle fotografie, mi ritrovo coinvolta in questo spazio. Questo sono dettagli del bagno, del piccolo WC che si trova sopra, nel soppalco. Da questa passerella, come vi accennavo prima, si continua a salire perché le altezze erano tali per cui dovevo creare dei momenti di sosta. Si continua a salire, una passerella sospesa, e si accede e si arriva alla terrazza. E vorrei, se ho ancora 2 minuti, mostrare in un certo senso scusate. Non so Sì, se hai credo selezionato il. Ecco. no, volevo in realtà. Non so se nella condivisione hai scelto di far vedere solo il PDF, il PowerPoint, o devi rifare la condivisione per far vedere invece il video. Sì, non so se posso ancora, mi sono persa un po' in questa Se cosa. riusciamo, siamo. No, non avevo fatto una scelta, forse dovrei interrompere la condivisione e aprirne un'altra. Se E riprovare sul video, di ricondividere il video. riesco. No, non so cosa. Diciamo che la tecnologia A volte aiuta, come in rivela questo caso del essere proprio tennista, ma non a volte il più. no. No, vabbè, non è il mio forte, evidentemente, non so, si è bloccato, quindi Ok, senti Marzia, allora in conclusione, passerei la parola a un altro collega. sì, ok, volevo farti un'ultima domanda. Allora, Sì. in una fase invece di fretta, di velocità, no, di cambiamento, questa tua scelta, poi soprattutto nel sud, di personalizzazione, ha avuto poi un riscontro positivo o è stato un freno alle tue attività? Questa, scusa, questa? Questa tua scelta di essere tailor-made, no? Che a fronte di una società che sta cambiando, è velocissima, è stato, diciamo, una cifra stilistica che ti ha aiutato oppure rallentato nelle attività? Perché i clienti a prenderli a uno, misurarli, richiede tempo, non è una cosa rapida. Ma allora, intanto non è sempre così.
non è sempre che i tempi coincidono, non è sempre che il cliente vuole essere presente, quindi molto spesso sono io a fare da sola, semmai sono io che cerco di coinvolgerli perché poi la casa sarà la loro e quindi devono essere assolutamente sul pezzo. Quindi dire che mi ha rallentato, no, perché ormai è diventato il mio modo, il mio strumento, quello della... Cioè per me è un inizio, cioè l'inizio è quello di sapere cosa devo fare e per sapere cosa devo fare devo assolutamente, per come la vedo io, essere presente con loro, cioè Ok. ascoltarli, chiedere loro quali sono le proprie esigenze, e poi da lì procedere. Sono io che in realtà, devo dire la verità, mi dicono se tu che, cioè, ieri un cliente mi ha scritto sei tu che dirigi, cioè dimmi tu quando dobbiamo incontrarci, e questa cosa mi fa un po' sorridere, però di fatto loro hanno loro, cioè credo che chiunque lavori si rivolga a un professionista, si aspetta che quel professionista in un certo qual modo dirigga un po' la situazione, no? Come un regista, poi di fatto gli attori principali sono loro. Ok, va bene. Marzia, grazie, perdonami se sono Grazie. No, 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 anzi, poco scusate, prima ma di va abbiamo ancora Massimiliano e bene figurarsi così. se dobbiamo ascoltare. Grazie ancora per la tua. Massimiliano, tocca a te. È il tuo turno, ovviamente, come abbiamo detto, dove ti collochi geograficamente, nord, centro o sud, e qual è la tua storia, da dove vieni e se ha condizionato questa scelta del progetto che poi ci illustrerà. Ciao Daniele, buonasera. Anche io come Marzia sono di Palermo, Ah, quindi ci quindi abbiamo una separano coincidenza. pochi chilometri in realtà, forse centinaia di metri. Non era No, voluta, non era programmata da questa parte. ma è stato il caso, è stato il caso. La mia storia nasce a Palermo, cioè io mi sono laureato nel 2009 alla Facoltà di Architettura di Palermo con una tesi in progettazione architettonica e da lì ho cominciato subito, dopo una breve esperienza in uno studio palermitano del professore Giuseppe Marsala, al quale devo tanto per metodi e insegnamenti che mi ha dato il mondo della progettazione. E praticamente la mia storia in realtà da architetto nasce subito perché a 26 anni decido insieme a dei colleghi di aprire lo studio e cominciamo questa avventura che un po' si è sviluppata sia a Palermo, nel resto della Sicilia. Abbiamo portato altri progetti su un po' più al nord, tra Roma, Milano, in Veneto e quindi comunque la base l'abbiamo sempre tenuta qui. Lì a Ho Palermo. avuto una breve esperienza su a Milano, facevo su e giù a Milano per alcuni lavori che ho seguito e quindi c'è stato un momento un po' più intenso che è durato qualche anno di frequentazione di Milano e lavori su Milano, però la base è quella di Palermo. E noi abbiamo lo studio E qui. quanto ti ha contaminato Milano in questa cosa? Perché insomma, E Milano prende, no? mi ha contaminato in parte. Devo dire che qualcuno diceva che l'Italia è lunga e non ha tutti i torti, eh? Quindi devo dire che sono realtà molto diverse, tempi molto diversi, rapporti con i clienti molto diversi, situazioni diverse, ma anche la gestione dei lavori è totalmente diversa, anche dal punto di vista dei rapporti a parte col cliente, con le imprese. Noi principalmente facciamo lavori per privati, quindi in poche occasioni abbiamo partecipato in associazione temporanea professionisti per fare dei concorsi, ma principalmente noi lavoriamo per privati. E devo dire che il lavoro è effettivamente oggettivamente diverso, con tempi diversi e modalità diverse, e anche le maestranze, ovviamente, quindi l'Italia è lunga. Certo, assolutamente sì. Allora, vuoi condividerci un po' il progetto Assolutamente. che è stato selezionato per Super Mostra? Sì, condivido, si vede. Sì, ci siamo. Vado in modalità un attimino tutto schermo. Ok. Allora, il progetto è un progetto di un interno per una casa
di un nucleo familiare, di una giovane famiglia con due bambini piccoli, che è stato sviluppato a Palermo in un ultimo piano di un classico palazzo degli anni 70, quindi una divisione di una ridistribuzione di un appartamento classico col corridoio centrale della fantastica edilizia italiana degli anni 60 e 70. Bene, abbiamo visto anche a Milano, no? Il Diciamo, corridoio centrale, anche gli uffici erano. ecco, per esempio, una differenza con Milano è sicuramente il taglio delle case, cioè il taglio delle case anche delle giovani coppie, e al sud continua a essere un taglio piuttosto importante rispetto a Milano, cioè un taglio medio consideriamo che si aggira intorno ai 100-120 metri quadri. Quindi non c'è quella ricerca, ma anche per questioni ovviamente di mercato, di tante cose che riguardano appunto la differenza tra nord e sud, non c'è la ricerca appunto del monolocale, del bilocale, ma E il forse taglio anche, appunto è no, un attimino più grande. certo, ma sì, no, molto probabilmente anche lì le differenze di età, no? Lì a Milano trovi una parte più giovane, no? No, Mitteleuropea. differenza anche di molto di costi, Beh, ovviamente, anche per certo. la notevole differenza. Quindi. E quindi qui si tratta di un appartamento che è di circa 150 metri quadri. Vado avanti alla descrizione perché Sì. tanto sono io. È un'impostazione dove abbiamo previsto di demolire praticamente tutto e rifare una nuova spazialità. La particolarità, diciamo, di questo progetto risiede nel fatto che sin dall'inizio con i nostri clienti abbiamo avuto ovviamente un fitto confronto su quelle che devono essere un po' le funzionalità, un po' quello che deve essere le necessarie ridistribuzioni degli spazi, i necessari spazi. E sin da subito si è impostato un lavoro dove si cercava di costruire parlando appunto in termini di muratura e quindi di fisso, il meno possibile, quindi ampliare al massimo questo spazio, definire attraverso dei volumi in muratura alcuni che potevano essere ovviamente delle funzioni, quindi appunto tre camere da letto, quindi una zona notte, un'area riservata alla notte con tre camere da letto, dei blocchi bagno e basta, e poi avere uno spazio ampio per poter andare a fare una divisione con un elemento totalmente, diciamo, chiamiamolo intruso, un piccolo intruso che spaccasse questo spazio in maniera abbastanza netta. E questo elemento, che appunto vedete in rosso, è un elemento che poi vedremo in seguito, è totalmente realizzato su misura, è un blocco in legno che contiene appunto dei servizi, ma che ha una funzione fondamentale. Il proprietario, che è un medico, che ha anche un'attività privata, di una piccola attività privata di massaggi agopunturista, agopuntura, aveva la necessità di creare un micro studio dove poter accogliere una volta ogni tanto dei clienti, ma uno spazio che comunque potesse in qualche modo trasformarsi anche in una zona giorno e quindi vivibile dalla famiglia all'occorrenza. E quindi questo elemento che noi avevamo pensato, che abbiamo pensato, è un elemento che in realtà fa da filtro e che spacca in due questo spazio living della cucina, appunto, del living e dello studio qui, e che possa aprirsi e chiudersi, ovviamente, a seconda delle necessità. L'altro elemento fondamentale è semplicemente uno specchio che potesse in qualche modo riflettere esattamente questo blocco anche dall'altra parte, e quindi aumentare e celare in qualche modo la zona notte, e quindi far sembrare che questo spazio potesse ripetersi esattamente dalla parte opposta. Questo è l'impianto di progetto, dove appunto si definisce, come dicevo, questo blocco che è il living, la zona giorno, tagliato in due da questo elemento irregolare nella sua forma, ma che comunque fa da filtro, con appunto dei tagli che aprono delle diverse viste. Consideriamo che siamo a nono piano, quindi dalle due facciate, dalle tre facciate finestrate, si può vedere appunto praticamente quasi tutta Palermo, si vede il mare, siamo molto distanti dal mare, ma si vedono un po' tutti i punti fondamentali di Palermo. Questo qui è realizzato.
La prima foto che vede a sinistra è appunto l'ingresso, quindi questo blocco che a primo impatto sembra un blocco molto molto rigido, un taglio perfettamente spigoloso e tagliente. Consideriamo che la prima foto siamo esattamente sulla soglia della porta, quindi abbiamo questo spigolo che arriva Perché è la visione di prepotentemente in ingresso, è la faccia. visione di ingresso questo Sì, sostanzialmente. siamo proprio sulla soglia della porta, quindi abbiamo questo spigolo che quasi ti prende a cazzotti, è questo taglio che invita verso il living. A sinistra, appunto, abbiamo lo spazio che è dedicato, ibrido, tra studio e poi aprendosi diventa living. In queste foto che vedremo, ho pensato di utilizzare sempre il campo e il controcampo, quindi si vede sempre un lato e l'altro lato opposto. Già dall'altro lato opposto si avverte questo senso, appunto, invece di morbidezza, che è data da questa curva che si contrappone a questo spigolo d'ingresso e che già definisce il living. Qui abbiamo appunto siamo dentro la curva di questo spazio, dentro questo abbraccio, il passaggio di cui prima dall'ingresso, la riflessione dello specchio in fondo che dà la sensazione di uno spazio continuo e un living continuo che si raddoppia, quindi la curva che si raddoppia. Questa curva appunto dà il nome poi al progetto che è 3,14, poi appunto abbiamo tenuto all'interno il tracciamento del raggio che è stato fatto un po' all'antica, semplicemente col chiodo in cantiere e la corda, e l'abbiamo tracciato perfettamente in maniera netta. Questo specchio, come dicevo prima, cela fondamentalmente la zona notte. Questa è l'altra vista d'ingresso. Il blocco unico, blocco visibile in realtà in muratura, è quello che rimane come parete pulita, bianca, è quello che c'era uno dei servizi della casa. Il taglio, appunto, è stato ridefinito ovviamente con questo blocco del living. E questo è il sistema di questa grande porta, che non è altro che il pezzo di curva che si apre, è una porta di 2,70 m. Che con un sistema ovviamente abilico apre e chiude quello che è lo studio e quindi mette in connessione all'occorrenza questo spazio living che si raddoppia e che quindi ha questa continuità. Il blocco della cucina, che è stato disegnato da noi direttamente, realizzato con maestranze siciliane, invece in qualche modo si vuole contrapporre da un punto di vista semplicemente compositivo e formale, cioè appunto volumetrico, si vuole alleggerire, diventa un tavolo cucina. In realtà questo è un progetto che in questo caso è stato totalmente realizzato in marmo, in grigio carnico, che fa parte di un'altra ricerca, che è quella che è stata portata avanti per un'azienda e che continua, diciamo, a essere sotto diciamo, sviluppo, che è di un altro nostro progetto, che è quello appunto di una realizzazione di una cucina a tavolo, in questo caso interamente realizzata in fogli di alluminio persopiegati tagliati a laser e quindi montati a incastro per realizzare appunto un blocco del genere. Da questo progetto abbiamo, diciamo, tirato fuori una versione un po' più vintage, chiamiamola in questo modo, un bellissimo termine che odiamo noi tutti quanti. E continuano le foto del living, l'apertura totale appunto dello spazio e la connessione diretta, diciamo, appunto, con la cucina. La cosa interessante è, ritornando al concetto iniziale, che fondamentalmente la casa veniva fuori così, già era finita. Mi ricordo il mio cliente, mi ha chiamato e mi ha detto: la casa mia dov'è? Cioè, ancora deve arrivare. Che già questo praticamente era il cantiere finito. Cercava un'identità che non riusciva a trovare sostanzialmente. Sì, no, infatti, diciamo, ma abbiamo qualche problema. E allora da lì abbiamo ovviamente poi sviluppato tutto quello che era il vero e proprio blocco che divideva la casa. La caratteristica di questa casa è proprio questo elemento centrale. Rapidamente, per fare vedere Dai, sì, effettivamente ringrazio. sulle maestranze quello che è stato realizzato, cioè questo è un sistema che praticamente prende spunto da quello che è stato fondamentalmente l'utilizzo dei fasciami e degli scafi delle barche, quindi scheletri che sono stati realizzati. Questa è la grande porta a bilico che si apre,
sistema appunto centinato a fasciame, e quindi con traverse e quant'altro, tutto realizzato ovviamente artigianalmente. Le prove ovviamente del blocco è la contrapposizione della curva morbida, le linee morbide, tutto quello che invece è il blocco rigido e l'ingresso. E loro sono i clienti felici. Ecco, ci hanno fatto anche là. Lui Lui non sembra esattamente palermitano, insomma, no? Ovviamente. è normanno, quindi è palermitano. Ah, va Grazie bene. Senti, Massimiliano, Marco. intanto grazie per aver condiviso nei tempi e il vostro progetto. Ma allora, anche qui, come più o meno diceva Marzia, ti faccio la domanda di chiusura. Visto che hai anche avuto modo di lavorare, no, su a Milano, anche Marzia parlava di questo rapporto con gli artigiani che poi creano, e qui stai facendo vedere in divisore, no? Prima quello curvo, più morbido, invece quello riprendendo anche quello che è la struttura dei vari fasciami che si utilizzano per incurvare la barca, no? Nella tradizione ovviamente di Palermo, che ha sempre prodotto in barca. Quindi, tu che hai visto questa doppia esperienza su Milano, che non è esattamente così il rapporto, se non per il lusso, no, ovviamente, nell'artigianalità, trovi questo scostamento anche culturale tra questi due livelli di progettazione, cioè quello più avanzato, più innovativo, ma non artigiano, e quello invece nostro mediterraneo, che ha un rapporto Allora, molto forte con gli artigiani in qualche modo. Una tua ipotesi, eh? no, ma un'ipotesi è probabilmente legata a quello che culturalmente e tradizionalmente forse in alcune aree un po' più industrializzate si è perse. No? Io ho notato fortemente che al sud continua a esserci ovviamente una grande tradizione delle maestranze siciliane, e i giovani continuano in qualche modo, non soltanto essendo figli, ma anche nuovi scopritori delle professioni artigiane, a volere in qualche modo cimentarsi. La cosa positiva è che, come in questo caso, e come anche in altri casi, le artigianalità siciliane si stanno in qualche modo, forse con un ritmo un po' più lento rispetto alle aree più industrializzate, si stanno comunque attrezzando con quelle che sono ovviamente tutte le tecnologie necessarie. Purtroppo i tempi anche qui chiaramente sono veloci, devono essere veloci perché i costi poi aumentano, perché ci sono tutta una serie di problematiche che sappiamo bene, e quindi in qualche modo la necessità di doversi aggiornare è fondamentale. Però i tempi e la volontà di rimanere in qualche modo stretti a quelle che sono le tradizioni, devo dire che al sud fortunatamente continuano in qualche modo a essere un po' difese, a sopravvivere, in maniera difficile, ma sopravvivono. Questo per noi in qualche modo, come qualcuno dice saggiamente, fa parte di una genealogia. No? E quindi probabilmente credo che a fronte di un'intelligenza artificiale che avanza velocissimamente, che fondamentalmente ci darà una grande mano, ma questa è una ricchezza che in qualche modo dobbiamo difendere, assolutamente, perché è una ricchezza che probabilmente con le macchine si può essere sostituita, ma fino a un certo punto. Benissimo, Massimiliano, Grazie, grazie per la tua disponibilità, grazie mille. grazie per essere stato splendidamente nei tempi, per aver Grazie. mostrato il progetto e ovviamente per la disponibilità a condividere con noi questa tua esperienza. The Grazie, last grazie but mille. not the least, come si dice normalmente, l'ultimo, ma non per questo, per ordine di importanza, Mario è dell'Onora dello studio Rossi Secco. Mario, buon pomeriggio, grazie anche a voi per la vostra disponibilità, anche per te, ovviamente, collocazione geografica e storia, siete in due, quindi da dove viene questa collaborazione e quanto ovviamente poi il vostro percorso ha influenzato le scelte del progetto che è stato scelto per Supermostra 22. Grazie Daniele, buonasera a tutti. Purtroppo sono rimasto da solo perché Leonora per motivi contingenti ha dovuto assentarsi, Ecco.
e quindi sono rimasto da solo. Devo parlare al plurale, ma non è plurale maiestatis, ma è plurale, dovrò parlare Sì, alla certo. società dello studio. Studio Rossi Secco. Rossi sono io, ovviamente Secco è Eleonora. Io provengo da Genova, sono genovese, Eleonora è Spezzina, per cui Ci spostiamo partiamo dalla Liguria, sul lato ovest dell'Italia. sì, e lo studio, noi viviamo e abbiamo lo studio a Imperia, per cui un'altra città sempre della Liguria. Ci siamo spostati verso la Riviera, verso quasi l'estremo ponente della Liguria. Noi siamo partiti ci siamo conosciuti all'università, siamo insieme anche nella vita Allora. e Di vita abbiamo deciso. professionale e vita personale dietro un Sì, progetto. sì. E quindi abbiamo coltivato uno studio che in qualche modo esisteva già, ma l'abbiamo ampliato e potenziato e rafforzato grazie alla nostra sinergia. Adesso siamo una realtà abbastanza affermata, ci dà molta, molta soddisfazione questo nostro lavoro, sia nel nostro territorio, sia un po' sempre nel nord Italia, sempre, sia un po', diciamo, in un ambito un pochino più ampio. Ultimamente, anzi di recente, abbiamo fatto qualche esperienza negli Emirati Arabi e ultimamente, proprio quest'anno, stiamo facendo delle cose anche in Cina. Un mondo È complicatissimo, non facile da affrontare, non non facile. facile da affrontare. Sono talmente però interessanti e avvincenti i temi che ci sono stati proposti, che stiamo affrontando in questo periodo, ovvero un master plan abbastanza importante nella città di Changsha e una piazza a Guilin e un centro storico sempre lì a Guilin, quindi sono tre progetti che abbiamo preso con un concorso a inviti. Dicevo, sono talmente stimolanti che in qualche modo ci motivano a digerire parecchie problematiche, essenzialmente dovute alla differenza di cultura, alla differenza di modalità anche di approccio nei confronti del quotidiano professionale. Noi siamo uno studio, una realtà piccolina, no? Medio piccola, locale, e ci rapportiamo alle volte con delle società di progettazione che hanno decine e decine di persone, quindi pretendono tempi e dedizione anche lì culturalmente diversi da Sì, ma quelli che. logica industriale è quella che è, no? Sì, Lo purtroppo sì. dicevo proprio l'altro giorno facendo questo webinar di confronto con varie culture, no? Olandesi, inglesi e anche ovviamente quelle che lavorano nei paesi degli Emirati Arabi, indubbiamente partono da cultura aziendale ancora prima, no? Vita organizzativa, responsabile del personale, project manager, tutte le tecnologie. Quindi, cioè, effettivamente c'è una logica assai diversa, industrializzazione dei processi, no? È chiaro. Sì, però la cosa, diciamo, interessante, cioè il risultato interessante che in qualche modo arriva da queste esperienze è questo. Da questi paesi, quando cercano la creatività, la vengono a cercare in Italia. Non essenzialmente dal rockstar, non necessariamente dai grandi studi, no, da realtà come la nostra, che è semi sconosciuta, grazie a colpi di fortuna, insomma, quello che può portare ad avere un incarico grazie a un concorso, loro indirizzano queste ricerche sempre verso l'Italia. La creatività o è italiana o al massimo è francese, ecco, per un certo tipo di cultura. E Quindi questo. ti confermi che non è uno stereotipo, una leggenda metropolitana, questo della ricerca della creatività nei nostri libri. Secondo me no, diciamo, la nostra esperienza ci fa pensare a questo, anche perché nel momento in cui si va a fare in qualche modo una sinergia o delle sinergie, appunto in questi paesi dove ci sono più realtà, nazionali, diciamo, le strutture che si occupano di ingegneria o sono mitteleuropee o sono di matrice anglosassone, non mediterranea. E nel Mediterraneo si viene a cercare, nell'ambito mediterraneo, anche in Grecia, anche in Spagna, Portogallo, chiamiamo Mediterraneo, anche se non tocca il mare, però comunque in Portogallo appartiene un po' alla nostra cultura, si viene a cercare la creatività.
Questa è una piccola divagazione su chi siamo e cosa facciamo. Bene, il vostro progetto, no, è interessante perché spesso, no, fanno focus su storie personali quando in realtà c'è un nodo globale, no, di ripensamento anche della cultura progettuale, di questo confronto non più est-ovest come era, ma è oriente-occidente da questo punto di vista, sempre che una suddivisione anglosassone con Greenwich abbia ancora senso riportarla. Esatto. Per cui ultima riflessione su chi siamo, su cosa facciamo. La domanda che a mio avviso è più imbarazzante che mi viene posta è: cosa fate? Il vostro studio cosa fa? Allora, la risposta è altrettanto imbarazzata e imbarazzante, perché noi rispondiamo di tutto, ma non nel senso. È di tutto, nel senso che secondo me noi architetti ci troviamo ad affrontare temi di natura svariata e di natura anche di scala veramente non predefinita. Sì, magari la ricorrenza di alcuni tipi di progetti può portare a dire che uno studio fa più scuole piuttosto che ospedali, piuttosto che spazi pubblici. Noi finora, grazie a Dio, possiamo dire di avere un campo abbastanza ampio, sebbene appunto in una scala medio-piccola, comunque possiamo dire di fare lavori pubblici, privato, un po' di urbanistica, restauro, insomma, ci occupiamo di quello che poi alla fine ci piace di più, che è progettare. Qualunque sia l'occasione, è sempre ghiotta, è sempre l'occasione per cercare di esprimersi in una maniera più singolare e personale possibile. Benissimo. Il progetto, il nostro Vale, allora, progetto, appunto, presentaci, condividi lo schermo e presentaci il vostro progetto. il progetto che abbiamo presentato a Supermostra è un progetto di uno spazio pubblico, una piazza. Adesso vediamo se riesco a mettere in schermo intero. Vediamo bene, ok. È una piazza in Liguria, anche questo è un concorso vinto, abbiamo fatto in associazione con degli studi di ingegneria, qui sempre della Liguria, e la piazza si trova in una cittadina che si chiama Cairo Montenotte. Vabbè, questo è un piccolo preambolo sullo studio, ma possiamo andare velocemente. Allora, questo progetto ve lo vorrei presentare su due livelli. Il primo livello è mostrando la presentazione che fu trasmessa quando avevamo presentato appunto il progetto in fase di ideazione, in fase di autorizzazione, in fase di comunicazione, peraltro avvenuta come quasi tutti i progetti di Supermostra, la gestazione di questo progetto è avvenuta in pieno lockdown, quindi per tutti noi è stata un'esperienza nuova progettare in queste condizioni quasi estreme. Sì, è un trait d'union, un fil rouge che unisce quasi tutti i progetti, sì, è vero. Sì, e poi chiunque di noi ha progettato in questo periodo, dovendo interfacciare altre figure professionali, ha dovuto utilizzare, non per le prime volte, ma comunque utilizzare come strumento di lavoro questo che stiamo usando noi proprio in questo momento, cioè l'interfaccia digitale e dover, ahimè, essere costretti a comunicare un progetto non più solo sul tavolo con una penna, una matita, uno schizzo, ma anche su questa piattaforma che non consente agilmente questo tipo di lavoro. Posso confesso che anche quando abbiamo anche noi partecipato e vinto insieme all'Ordine di Perugia il bando del nazionale su Architetto 2.0 del Natolac, l'abbiamo fatto in fase di pandemia, quindi è stato un momento di riflessione per tutti. Sì, è comunque di esperienza, perché da questi momenti si impara sempre qualcosa, soprattutto dalle cose negative. E quindi abbiamo imparato anche a lavorare così. Se non avessimo avuto questa costrizione, forse saremmo stati, almeno per quanto riguarda noi, più indolenti e più attendisti, no? Su una piattaforma che si è rivelata comunque abbastanza utile, perché gli altri studi, non l'ho detto, gli studi di ingegneria che hanno lavorato con noi in questo progetto non sono certamente qui vicino a noi, quindi anche come logistica, sapete che poi la Liguria ha una logistica
folle in questo periodo anche, Ahimè, quindi anche. praticamente è entrata nella storia in questo momento, purtroppo. Sì, è meravigliosa, meravigliosamente medievali siamo tornati. Comunque, questa è la situazione. Il centro storico di Cairo Montenotte è quel, ovviamente si vede in questa immagine, questo nucleo di origini appunto medievali, trecentesche, con la via centrale accanto al torrente, la solita quasi situazione, no, che si trova in alcune realtà storiche. L'espansione della città verso nord, molto più cartesiana, ovviamente, perché è recente, perché è un post novecentesca, e la nostra piazza è questo spazio tra le due realtà urbane, che è un po' uno spazio senza realtà, senza identità, pardon, uno spazio, possiamo anche chiamarlo cerniera, possiamo chiamarlo uno spazio, un vuoto fra due identità della città. E quindi è lì che siamo andati un po' a scavare, cercare di tentare una lettura alla chiamata di questo progetto, perché il concorso prevedeva la sistemazione di una piazza che già esisteva, perché tale si chiamava, ma piazza non era, perché era un campo molto ampio di 7.000 metri quadrati, abbastanza grande, sì, pavimentata con dei bei disegnini tipo giardino all'italiana, ma sostanzialmente la gente non si fermava lì. Sotto a questa piazza c'è un parcheggio interrato, quindi è proprio una situazione abbastanza complicata. Noi abbiamo cercato di, essendo appunto tra l'altro il tema della giornata, no? Il rapporto con l'esistenza, con la preesistenza, di leggere un po' prima di tutto cosa c'è attorno a questa piazza, visto che su questo luogo non si riuscivano a trovare gli indizi, no? Per poter iniziare un ragionamento. Allora abbiamo guardato la linea insomma, di continuità è questa cerniera, questa linea che vedete tratteggiata arancione, che è un asse viario che da un lato è una presenza nel centro storico, quindi consolidato da secoli, e dall'altra parte comunque è stata mantenuta nell'espansione novecentesca. In mezzo c'è questo spazio che rimane quasi compresso fra queste due identità. Una organica, morbida, che è data dalle linee del centro storico, e l'altra molto più rigida, ripeto, l'ho già detto prima, cartesiana, e quindi molto più geometrica. Allora, abbiamo cercato di pensare a questo piccolo conflitto, no, fra queste due identità e questa piazza, dove, diciamo, abbiamo cercato di dare il ruolo di paciere di questo piccolo conflitto appunto alla piazza. Una piazza che comunque in precedenza alla costruzione di questo parcheggio che noi ci siamo trovato come punto di partenza del progetto, aveva già un ruolo, perché qui venivano rappresentate manifestazioni tipo militari, c'era qualcosa, c'era una piazza dove venivano fatte le sfilate di un certo tipo. L'identità precedente al progetto era questa, sono uno spazio molto sordo da un certo punto di vista. Approfondimenti su quello che ho già illustrato prima, approfondimenti, vado un pochino veloce su Grazie. quello che dicevamo prima, le due identità. Siamo arrivati a pensare, ecco, su qualche ragionamento anche a dare una continuità a questa alla linea arancione che avete visto prima, cioè a questa passeggiata dove quotidianamente le persone comunque vanno avanti e indietro, perché dalla parte nuova della città vanno a fare la spesa, i servizi sono tutti nel centro storico, quindi c'è un senso, però ortogonale alla linea di principale, alla linea principale della piazza, per cui abbiamo pensato di sottolineare questa percorrenza. Intanto pensando a un portico, ovviamente il portico è un elemento della città importante, però non poteva essere un portico nuovo, non poteva essere certamente un portico coperto. E allora abbiamo pensato, siccome un tema della piazza richiesto dall'amministrazione era proprio quello di inserire a tutti i costi delle fontane, poiché così veniva richiesto dall'amministrazione, mi sembrava legittimo per un'amministrazione richiedere fontane, giardini, insomma, tutti gli elementi che noi architetti poi dobbiamo Passaggi della rete, no? compattare,
E quindi quello era un po' il tema. Quindi abbiamo il tema della strizione di queste due parti della città, gli elementi, la fontana, i giardini, tutte cose che adesso non mi dilungo a illustrare. Alla fine la visione del progetto era illustrata da questo disegno, da questo render, ovvero una piazza che non è più uno spazio rettangolare, ma è una continuazione, cioè una sottolineatura di quella continuazione di questo asse trasversale alla piazza stessa, e attraverso dei segni non solo grafici, perché potrebbero, almeno nell'idea del progetto, dovevano diventare anche dei rilievi, dell'asperità, finalizzate a interrompere un po' questa piattaforma della piazza. Cercare di arrivare a sottolineare col portico delle fontane questa percorrenza e con altre cose, altri elementi che potevano diventare giardini, potevano diventare panche, e tutte le altre assialità e le altre posizioni del progetto della piazza. A chiudere e a incorniciare, per così dire, questi spazi, abbiamo dato questa responsabilità a dei pergolati che abbiamo posizionato nelle parti laterali, ovviamente, del progetto, non essendo presenti dei portici, essendo anche una città molto quasi piemontese, nonostante sia Liguria, perché nell'entroterra è una città, avete visto anche dalle foto, non è molto rivierasca dal punto di vista climatico, e quindi passerei alla seconda fase, alla seconda parte della illustrazione, alle immagini del costruito, di quello che poi Realizzato. abbiamo realizzato. Le immagini sono scattate da Moreno Maggi, che è il nostro amico fotografo meraviglioso, fotografo che riesce a tirare fuori 100 volte di più la qualità di un progetto, che altrimenti sarebbe 100 volte in meno qualitativo. La narrazione visiva è fondamentale per un progetto, ovviamente. Sì. E queste sono le immagini. Si vede il centro storico a sinistra, si vede il portico delle fontane, il portico di fontane, si vede la parte della città moderna e si vedono questi segni che, come cominciamo a vedere da questa foto, questi segni non sono solo segni, ma sono anche movimenti. Ecco, sono movimenti, sono increspature, sono asperità che si trasformano in panche, si trasformano in giardino, si trasformano appunto in alcuni punti anche in fontana. Qui si legge questa tessitura, la tessitura delle panche che diventano tracce tra un tipo di pavimentazione e l'altro, perché uno dei tanti temi, come dicevo prima, era recuperare il materiale preesistente, quindi abbiamo preso il materiale, il pavimento che c'era prima, l'abbiamo cercato di riutilizzare, e quindi questi segni chiari di travertino e pietra d'Istria segnano, appunto, sottolineano queste suddivisioni. Sì, siamo quasi in Piemonte, ma comunque siamo sempre in Liguria, per cui la Liguria è sempre terra di acclività, per cui ci sono sempre scale, ci sono sempre situazioni dove la topografia non aiuta tanto, però forse aiuta a trovare degli stimoli tali da inventarsi delle scale come questa, o tali da inventarsi anche questa situazione di questa trincea che c'è qui a sinistra, non so se si intravede da questa foto, altre immagini della scala. E ecco, mi piace molto questo modo di presentare questo progetto attraverso questa immagine o immagini simili, perché da qui si capisce quasi tutto: si capisce il salto dei materiali, si capisce il fatto che queste linee non sono, come dicevo prima, puro grafismo, ma sono separazioni fra spazi, fra identità. L'identità Iora, l'identità Fontana e l'identità Panca diventano anche poi giochini sia per bimbi piccoli che camminano su queste rampette, sia anche purtroppo anche per gli skater, che comunque, avendoli già pensati pensato da prima, abbiamo cercato di evitare gli spigoli molto, molto vivi, e per far sì che appunto anche questa
questo tipo di attività giovanile non creasse troppi danni a questi arredi. Le fontane, avete visto, sono tutte verticali, non abbiamo vasca, non abbiamo il senso statico della fontana, ma abbiamo appunto questo gioco di quelle normalissime fontane a raso che ormai si vedono quasi dappertutto. Siccome pensavamo appunto che questa soluzione delle fontane a raso, sì, è interessante, ma ci interessava qualcosa di più, abbiamo pensato di concludere il portico delle fontane con il portico di fontane costituito da fontane che dal basso vanno verso l'alto. Abbiamo cercato di fare anche in modo che alcuni getti d'acqua Dall'alto provengano verso il dall'alto basso. verso il basso, a chiudere, proprio a cucire questo portico. Quindi da qui, non so se vedete, qua in fondo ci sono i getti d'acqua che vanno verso il basso, un po' da creare un movimento, anche una curiosità per chi passa da lì. La piazza, nonostante queste foto siano ovviamente foto di scelte, sia come inquadratura che come posizione dal fotografo, quindi non abbiamo messo becco in questi scatti. Nonostante da queste foto sembri poco frequentata, poco abitata, oggi invece è frequentata, frequentatissima, e siamo molto contenti di questo. È frequentata sia appunto da bambini che giocano, quindi si creano delle situazioni che prima non erano presenti in Ecco, questo spazio. mi hai Prego. anticipato, scusami, sono entrato qui in battesimo, ma era la domanda classica quando, no, ci si confronta con i progettisti degli spazi pubblici e degli spazi aperti, che è la domanda classica, un po' scivolosa, ma bella anche per capire che cosa. Come dicevi tu, dopo che è stata realizzata con questo gioco, no, vabbè, trade union, ovviamente tra le due parti, poi questo porticato fortemente voluto dal pubblico, alto verso basso, basso verso l'alto con l'acqua, il gioco delle luci notturne, le asperità che diventano. Ma poi alla fine è uscito qualcosa nell'uso dei cittadini che non era stato pensato da voi all'inizio, me ne stavi accennando prima? Allora, vorrei dire due episodi. Il primo, finito i lavori, finita la piazza, finito tutto, dopo l'inaugurazione, siamo andati lì un po' in incognito, insomma, non è che ci conoscessero proprio tutti, perché siamo stati lì tanto tempo durante l'inaugurazione. E siamo andati in un negozio, in una bottega, in una cartoleria che si affaccia proprio su questa piazza. E abbiamo fatto la domanda che è cattivissima, no? Ma hanno finito i lavori? Ma cosa ne pensate di questa piazza? Perché comunque, ecco, sapete bene che quando si fa un lavoro pubblico, la politica purtroppo interferisce tanto in questo, quindi anche per puro partito preso, partito proprio partito politico preso, tante volte vengono attaccati i lavori oppure vengono esaltati magari lavori che non meritano. E quindi succede un po' questo. Questo signore della cartoleria mi ha detto: guardi, non va bene questa piazza. Accidenti, e come mai? E messa così, non è Ma sa perché? Perché è troppo bella per noi, non ce la meritiamo. Perché, nel senso che la vedeva non bella, cioè lui voleva dire, come bello voleva dire un oggetto che si vede in altre città d'Italia, del mondo. Per cui Cairo Montenotte, che sì, non è una città felicissima, forse secondo questo signore non era troppo era abituata raffinata al per lui. lusso, diciamo, se possiamo chiamarlo così. Questo veramente ci ha dato una soddisfazione enorme. E poi invece la domanda che hai fatto è leggermente diversa e non voglio rispondere in maniera inopportuna. Tu hai chiesto se sono accadute delle cose inaspettate, no? Sostanzialmente hai chiesto questo. Ma guarda, la cosa più inaspettata è proprio quella che dicevo prima, la più semplice e forse la più desiderata quando si progetta uno spazio pubblico. È frequentata dai ragazzi che escono da scuola, e tra l'altro non ci sono scuole così vic molto vicine a questa piazza, c'è un istituto scolastico non vicinissimo. Escono da scuola, vengono a mangiare il panino su queste panche, giocano lì, e i ragazzi delle medie, c'è anche un liceo lì vicino.
I signori di una certa età che vanno al mercato, si spostano, si siedono su queste panche. Prima, certo, è sempre brutto raffrontare un progetto alla situazione precedente, perché male che vada, si migliora ovviamente la situazione, ci mancherebbe. Però la nostra soddisfazione è che possiamo dire a questa amministrazione, i nostri committenti ce lo riconoscono e ci fa molto piacere, missione compiuta. Questo ci fa molto piacere. Anche perché abbiamo visto dei progetti, prima bellissimi, secondo me, soprattutto perché il committente, se è un privato, ha una faccia, un'anima, un viso, anche il progetto dell'architetto Messina, se non ho capito male, era quasi un'amica del progettista. Queste sono situazioni importantissime, a prescindere dalla scala dell'intervento. I lavori pubblici non scelgono, cioè chi viene a realizzare questo, cioè, appunto, prima di tutto il committente non sceglie noi, ma perché attraverso una convocazione anche burocratica, no? Siamo scelti, per cui il cliente che sceglie, adesso io prendo l'architetto Messina come esempio, sceglie la Messina perché la conosce, si fida di lei, quindi il committente è blindato nel momento in cui sceglie l'architetto, sceglie il presario, sceglie il costruttore, l'idraulico, tutto. Cioè, quindi in quel caso non può che essere un connubio felicissimo. In quel caso, cioè nel momento in cui abbiamo un committente privato che ci sceglie, nel momento in cui si va col pubblico si è esposti a dei rischi, perché tanto per cominciare il committente non ti ha scelto in prima persona. E sappiamo bene che nonostante ci siano le leggi di garanzia, che giustamente esistono, il nostro committente non è il tecnico del comune, ma è il sindaco, l'amministrazione, tutto questo apparato che in qualche modo attraverso l'opera pubblica vuole manifestare di esserci stato in quei 5 anni. È innegabile, è così. Quindi primo punto. Secondo punto, gli apparati burocratici non scelgono neanche il costruttore, per cui nella migliore delle ipotesi prende il lavoro un'impresa che non è stata scelta poiché brava, poiché avvezza a fare bene la pietra, a fare bene le fontane, a fare bene quello. E quindi quello che voglio arrivare a dire è che questi lavori, soprattutto i lavori pubblici, potrebbero essere diversi. Anche questo lavoro, fotografato bene, rappresentato bene, ci mancherebbe, fare la sua figura, però in un caso felice, fortunato, di connubio stretto fra progettista e esecutore, potrebbe essere molto di più. E quindi dobbiamo fare delle riflessioni sul sistema E infatti qua di stai toccando costruzione. un tema delicatissimo, insomma, che è la riflessione, no, del progetto. Se, tu, perdonami, ora ti interrompo su questa riflessione perché ovviamente siamo nei tempi dell'intervista e anche qui ma è il senso stesso, no, dell'intervista che stiamo facendo è portare questo progetto che è raccontato benissimo dalle ottime fotografie, ma c'è dietro anche delle persone, delle riflessioni, compreso anche i meccanismi con cui privato pubblico, no? Rapporto con gli artigiani e invece asettico nella scelta dell'impresa che realizza del progetto in serie. Quindi un lavoro molto complesso, ma ci interessava far conoscere chi c'è dietro a questi progetti, chi ha ragionato su questi progetti e anche la sua esperienza nel rapporto della selezione pubblico-privato. Ringrazio ovviamente Mario, saluto Eleonora che non è rimasta con noi, perché è andata, comunque insomma, ringrazio anche lei per la disponibilità e Grazie. ti chiedo Mario di chiudere la condivisione, così insomma, a questo punto abbiamo avuto anche il modo di riesci a chiudere la condivisione, Mario? Sai che non ho Se copiato bene. potessi chiudere la condivisione, così chiudiamo Ah, l'intervista. sì, scusa. Abbi Condividi la condivisione. pazienza. Sì. Allora. Ok. Benissimo. Ovviamente ringrazio tutti voi, ringrazio per la disponibilità. È chiaro, non è semplice trovare un fil rouge tra tutte queste interviste, questi progetti.
non solo per la diversa collocazione geografica, nord, centro, sud, non solo perché alcuni pubblici, alcuni privati, ma anche perché ognuno di voi, insomma, ha raccontato le diverse esperienze da cui si viene e da cui si arriva. Ma forse è proprio questo l'elemento che contraddistingue, no, il nostro lavoro, il nostro mestiere, quello di essere in qualche modo narratori di storie che non hanno, anzi, bisogno di essere uniformi, ma anzi, proprio nella diversità, nella molteplicità degli spazi, dei punti di vista, delle dimensioni che caratterizzano il nostro ruolo di essere progettisti. Benissimo, ancora una volta vi ringrazio molto della disponibilità e metteremo subito l'intervista a disposizione all'interno dell'iniziativa e del progetto di Supermostra 22. Grazie, grazie ancora.